Buonasera amici telespettatori, eccoci tornati noi del calcio dilettantistico, noi di Tempi Supplementari, dalla Serie D alla seconda categoria, come di consueto, come tutti i lunedì andremo a parlare del nostro calcio, con tante immagini, con tante interviste. Stasera ce n'è tanto ancora di parlare perché purtroppo le nostre formazioni, quelle inguaiate, non si svegliano. E soprattutto partiamo dalla Serie D insieme a Luca Carminati. Ciao Luca. Ciao. E Paolo Piccinelli. Ciao, buonasera Paolo. A tutti. E poi arriverà Stefano Savoldelli con noi, che ha seguito ieri il Darfur fuori casa. Ma Gianmarco Parmeggiani, allenatore della Torre, ieri ha giocato a Lovere, avremo le immagini della Virtus Lovere e la Torre. Parleremo tanto di prima categoria questa sera, dedicheremo almeno due blocchi alla prima categoria. Perché oltre alla Virtus Lovere e la Torre, per la prima avremo le immagini della Falco che pareggia con Loreto, del derby spettacolare tra Sarnico e Atletico Sarnico, immagini per la promozione anche della sconfitta ancora della Pralunghese fuori casa con la Colognese, pareggia la Gavarnese 1-1, in seconda categoria le immagini della sonante vittoria della Gandinese che batte il Baradello per 4-1. Ovviamente oltre a Valcaleppio Darfo. Parleremo anche del girone B, andremo a commentare oggi che non abbiamo immagini, entrambe le vittorie delle nostre formazioni Vertovese e Albino Gandino, ma partiremo anche dalla Serie D. Questi sono i temi della giornata, andiamo a vederci entrambe vincenti nella eccellenza B, classifica strana, molto strana, la Vertovese a meno 2 dalla vetta addirittura, e ne parleremo insieme a Luca e a Paolo adesso qua, quando apriremo questo tema. Eccellenza girone C, un gol, 3 punti, sprofondo nero-verde, ho voluto iniziare così perché un gol fatto da inizio, dalla prima partita, perché nella seconda partita praticamente regalato dal portiere avversario, anche quello, sì, perché è stato un regalo netto dal portiere avversario, 3 soltanto punti per il Darfo, inizia peggio del Casazza di Luca Sana dell'anno scorso. Poi altri temi, andiamo a vederli in promozione girone C, settimana di cambi con tanti punti domanda, Luca mi ha già confermato che non ci dovrebbe essere nessun cambio, crollano Pralunghese e Casazza, perché Pralunghese e Casazza, per me ci sono un po' di acque agitate. Prima categoria, girone F, deludono le nostre, 2 pareggi per il Falco, la Virtus Lovere, perde ancora nettamente il Villadogna, Almea, Atletico, Sarnico volano là in cima la classifica. In seconda categoria, girone B, Selvino e Bergamo Alta, punteggio pieno che inizio, Sovere e Gandinese ci sono e domenica si affrontano a Sovere Gandinese, stessa partita. Andiamo però, io aprirei, dai, apriamo un po' il tema. Altra caduta della Pralunghese. Abbiamo visto il rigore in anteprima, tanto per dirgli ai telespettatori cosa vedranno dopo. Non l'ho mai visto io, Luca. Io, Carmi, se tu Luca è d'accordo quasi con il rigore. Un rigore del genere, penso che l'arbitro probabilmente non sarebbe arrivato a casa. Ma Felix potrebbe anche, se hai sotto mano, Felix potremmo aprire. Io a fuori onda con Felix ho detto che è rigore tutta la vita. Cioè, ha fatto una cosa folle il portiere delle. Ma stava rinviando? Con la fava, gli ha fatto lo sgambetto prima di rinviare. Eccolo qua. Questo è il calcio di rigore. Per quanto riguarda la sconfitta pranghese, il portiere va a rinviare. Ma Luca sembra che faccia l'appoggio del piede per poi rinviare. No? Che sgambetto vuoi? Vabbè, che va se ha fatto lo sgambetto, ha ragione Carlo. Ha fatto Carlo, lo sgambetto, ragazzi. Cioè, io quando mi dicevo guarda che cosa incredibile l'arbitro, l'ho rivisto e ho detto ma è rigore. Gli ho detto io, fa lo sgambetto mentre gli passa a fianco. Cioè, guarda, il problema è che sai cosa c'è? Che l'arbitro lì che guarda il rinvio. Cioè, guardate bene. La palla è messa giù, il portiere... Dai signori, cioè, gli fa lo sgambetto tutta la vita. Cioè, ho amato il portiere nel 3, no, tra parentesi. Secondo me lui è stato... Cioè... Dai, lunga la gamba, dai ragazzi. Ma è uno sgambetto. Meno male, no, perché io sarei contento di dire che non è rigore, però... Purtroppo devo dire che è rigore, cioè l'arbitro è lì che lo guarda. Sembra quasi un gesto di stizza, guarda, come fargli pagare qualcosa. Bravo. Però l'arbitro lì che ti guarda, certo non abbiamo mai visto di rigori così. Non avevo notato il particolare. Però quello allungo della gamba del portiere è un po' particolare, che poi non è la gamba che calcia, dunque non è la gamba d'appoggio, ma... Bah. È rigore tutta la vita, Ronaldo. Purtroppo ne parliamo dopo, però... Ne parliamo dopo. Però infatti sono rimasti un po' spiazzati, ma io ho fatto notare questo piccolo e tu guarda che allunga la gamba e gli fa lo sgambettino. Il problema è che l'unico arbitro al mondo che è già lì a guardarlo è questo della Pralunghese, di solito salgono, non guardano neanche, esatto, cioè sfortuna enorme. E lì è proprio quello che ha dato il via alla sconfitta della Pralunghese, che non è poi neanche dalla cronaca che abbiamo visto. La partita, ricordiamo, andrà in onda sul canale sportivo dopo la nostra trasmissione. La Pralunghese non è esistita neanche ieri, una brutta prestazione alla formazione allenata da Astori, che ha perso per la quarta volta consecutiva, ha vinto la prima giornata poi ne ha perse 4, una squadra che vince il campionato è ultima in classifica. Ma partiamo, non si cambia perché sembra
guai a cambiare, insomma. Cioè, sì, è presto. È presto, è presto. C'è anche a Darfur lo stesso tema, poi ne parleremo presto, presto. A, no, a Casazza, no, no, no. Anche lì c'è un po' di... Non si cambia, non si cambia. Insomma, ci sono squadre che stanno... Boh, vediamo cosa succede. Per la Serie D andiamo a vederci i risultati, il girone B. Con questi risultati la Virtus Bergamo che batte nel derby il Villa Valle per 1-0, finalmente Gullit fa il Gullit e porta a casa i 3 punti per la Virtus Bergamo, pareggio buono da Tritium contro il Seregno, come la vittoria, torna la vittoria lo Scanza Rossate contro il Levico e la Pro Sesto adesso Paolo è vicino, sempre più vicino, sì, al Seregno. Con questo mezzo passo falso. Doppio perché anche scorsa... Sì, da parte del Seregno, fermato ovviamente da un'ottima Tritium, si riapre un po' il gioco là davanti. La Pro Sesto si era un po'... aveva avuto delle difficoltà iniziali, ma adesso a quanto pare la classifica si è nuovamente accorciata. Mi piace però apprezzare che le bergamasche, almeno 4 di queste, ieri hanno vinto partite importanti. Ha vinto il Brusa Porto che si è rilanciato dopo un inizio magari un po' tentennante. Difesa ferrea del Brusa, segna un gol. Ma le squadre di Del Prato hanno un po' questa caratteristica, spampati davanti, non sarà mai un bomber, però dà equilibrio e permette ai compagni di se salire. Se lo fa giocare nel modo giusto. Del Prato lo conosce, quindi esatto. Presumo che lo farà giocare nel modo giusto. Molto bene anche il Ponte San Pietro di Mignani, che dopo aver perso dei punti per gol subiti in zona Cesarini, ieri si è riscattato pienamente con un bel 3-0, ma continua questa favola Scanzo, solito gollettino, Aranotu che quest'anno sta segnando gol pesantissimi, portano a casa questi punti. E stai parlando di Scanzo, qua vediamo un esatto, po' di immagini. Porta a casa questi punti che permettono alla formazione di Valenti di stare in una posizione di classifica assolutamente inusuale per loro, che è quella della zona alta della classifica. Certo, io credo che a Scanzo non siano così stupidi da pensare che adesso si può fare il classico volo pindarico, anzi è bene stare coi piedi per terra, però sono punti fondamentali in attesa dei tempi magri che indubbiamente sicuramente arriveranno, perché nella stagione qualche momento negativo arriverà. Però è uno Scanzo che, se acquista fiducia e autostima, può legittimamente pensare a qualcosa di più di una semplice salvezza. Luca, ma devono proprio arrivare questi momenti magri per lo Scanzo? Qua un gol annullato la formazione. Okay, allora, adesso sono passate un po' di giornate. Allora, diciamo che onestamente sta succedendo in tutte le categorie qualcosa di anomalo quest'anno, perché onestamente lo Scanzo sta in una categoria importantissima, sta meritatamente seduta nelle posizioni altissime del girone. E anche negli altri gironi, se tu vai a vedere, ci sono delle sorprese pazzesche, nel senso che più che altro delle conferme. È vero che siamo all'inizio, è vero, però intanto questi stanno mettendo del fieno in cascina per l'inverno freddo che arriverà. Si sta dimostrando molto solida come squadra. Adesso no? C'è entusiasmo. Allora, sì. Questo vale per tutti, vale anche delle altre squadre, che dirò anche dopo. Adesso c'è entusiasmo, anche la squadra che è molto più debole sotto il punto di vista tecnico trova entusiasmo, viene tutto più facile. Bisogna vedere nel momento di difficoltà cosa succede, ma il momento di difficoltà non è una partita. Nel momento che c'è magari quelle 2 o 3 partite difficili che fai poco e nulla il risultato, a quel punto qua si vede... Intendevo questo, ovvio, sì. Non è che penso che ci sarà un'involuzione tecnica dello Scanzo, no, però ci saranno delle fasi in cui non girerà la partita nel modo corretto e quindi questi punti saranno fondamentali. Sì, stiamo vedendo una partita comunque abbastanza equilibrata, qualche parata sia di qua che dall'altra parte, anche il portiere dello Scanzo. Sì, il Levico è l'unica trentina che sta facendo un campionato dignitoso, perché se guardiamo la classifica in fondo ci sono il Dro e la Virtus Bolzano, a conferma che le formazioni trentine fanno sempre molta fatica, però il Levico mi pare che abbia messo veramente in difficoltà lo Scanzo, quindi onore a questa squadra. Ma il fatto di essere là davanti, come diceva Luca, ti dà tanto morale ed essere terza migliore delle bergamasche a sorpresa, perché io credo che tutti potessero pronosticare magari un Ponte San Pietro, forse anche la Virtus Cisarano Bergamo, esatto. Poteva essere un po' più avanti. Invece lo Scanzo si sta togliendo questa bella soddisfazione. Scanzo 14, in crisi il Villa Valle, che non ha ancora trovato probabilmente la quadratura giusta. C'è un Ghisalberto
Alberti che ha bisogno probabilmente di tempo per carburare, c'è un Crotti che leggendo i giornali pare essere lontanissimo dalla sua migliore condizione e questo pesa molto perché se anche Crotti non va in condizione la squadra ovviamente patisce. Ecco, parliamo di Crotti, questa è un'inquadratura per lui. Dice Alberti che viene da una retrocessione. E però lui comunque nonostante la retrocessione la sua parte l'aveva fatta, i gol li ha sempre fatti, però certo non tutte le stagioni sono uguali e probabilmente anche il progetto tecnico del Villa Valle ha bisogno di tempo per trovare diciamo, la quadratura giusta. Certo, si affrontavano due squadre, Luca, che un po' di tensione c'era, perché chi perdeva qua usciva con un'ulteriore botta a questo inizio campionato, quindi non era soddisfacente né per una né per l'altra. La Virtus Bergamo una zampata è riuscita a portarla a casa. Però Villa Valle, onestamente, questa è la corta respinta, palla resta sì. Onestamente hai detto una cosa giusta, cioè secondo me una delle due, il pareggio non serviva a nessuno, qua una vittoria da morale sicuramente ai ragazzi di Cisarano, adesso che è brutto devo dire ragazzi di Cisarano perché purtroppo non posso più dire di Anzano, cioè, dovresti dire ragazzi da Virtus Bergamo Cisarano, però, mezz'ora per dire sì, no. Ma no, ormai quindi, Alzano Lombardo abbiamo capito quindi, il calcio quindi, quindi questo da morale anche perché io ti ripeto avendo visto sia dal vivo che anche tutte le sintesi della Virtus Bergamo Cisarano onestamente ti avevo detto che non mi aveva entusiasmato e poi questo Gullit qua finalmente ha fatto il suo gol da rapinatore e alla fine è stata una vittoria pesante che comunque inguaia moltissimo il Villa Valle. Questa è la mia idea, questo non c'è niente. Questo non c'è niente, anzi quasi l'attaccante. È una cosa che ho visto fatto ieri da Bonucci su Lukaku uguale. Delle spinte normali. Esperienza difensore, bravo. Niente di che. Esperienza. Anche perché per spingere Lukaku devi avere una bella forza. Esatto. Sì, basta che vai sul piede d'appoggio, non è che sì, certo, sì. Da fermo non lo spingi mai, quando va su un piede magari come ha fatto Bonucci lo sbilanci un attimino. Qua stiamo avendo ancora occasioni, anche il Villa Valle ha cercato ovviamente di portare a casa la partita, perché in un momento, come ha detto Paolo, molto negativo la formazione del Villa Valle. Convinto che come entra in condizione Crotti e il periodo negativo passa, questa squadra c'ha dentro ancora i sonzoni, cioè stiamo parlando di una squadra che non deve occupare questa posizione di classifica. È destinata secondo me a uscire, l'anno scorso ha fatto un bellissimo campionato nonostante tutto, quest'anno ha qualche difficoltà, quest'anno si è rinforzata la grande e sta avendo difficoltà, speriamo ma per il Villa Valle, ma adesso le giornate continuano a passare e non arrivano segnali positivi per questa formazione. Io andrei a sentire l'intervista per poi passare al girone D, abbiamo entrambi se non sbaglio di mister a fine partita, andiamo con Felix a sentirli, lanciamoli. Abbiamo fatto una grandissima partita sia nel primo sia nel secondo tempo, abbiamo affrontato una squadra che sta bene, che ha grossissimi valori e che si posizionerà nelle prime posizioni della classifica. È stata una partita molto tutta aperta per tutti i 90 minuti, molto bella, molto divertente per il pubblico, un po' meno per noi che abbiamo perso, ma io con una prestazione così sono soddisfatto perché i ragazzi hanno fatto veramente una partita esagerata. Dopo ripeto, il calcio è fatto soprattutto a questi livelli, con partite equilibrate, eccetera, è fatto di episodi. Gli episodi in questo momento ci dicono male, accettiamo la sconfitta, però dobbiamo ripartire finalmente una volta per tutte. Questa è la terza grandissima prestazione nella quale non raccogliamo niente, pur meritando o almeno il pari o di vincere. E prima o poi girerà questa storia qua, siamo stati eliminati in Coppa in una partita dove abbiamo dominato, domenica abbiamo dominato Arconate, abbiamo perso, oggi è una partita più equilibrata, non abbiamo dominato nessuno, è solo questione che il Cisarano è stato più sveglio, più attento di noi, perché poi quando Pilinkovic suona respinta vuol dire che non sei attento e portano a casa tre punti in una partita che... nella quale il risultato corretto sarebbe stato sicuramente il pareggio. Sì, abbiamo giunto a un'ottima prestazione dal punto di vista tecnico-tattico, quella mentalità, quell'atteggiamento vincente di cuore, di spirito, di squadra che ci è mancato nelle scorse settimane. Ecco, nelle scorse partite la parte tecnico-tattica era stata fatta anche bene, era mancata proprio la determinazione che oggi negli ultimi minuti ho visto da parte dei ragazzi. La vittoria è anche merito comunque di una partita fatta con grande intensità e grande qualità, e quindi se mettiamo queste componenti in ogni partita possiamo veramente toglierci delle soddisfazioni. Beh, Curione dice giusta, da parte del Villa Valle
pare un po' esagerato, insomma abbiamo dominato, abbiamo fatto partitoni, vabbè. Però sono 4-5 punti. Sì. Girone D, andiamo a vederci i risultati, vedremo anche le immagini di Breno. Ieri Paolo ha seguito la partita fra Breno e Savigny Agnese, che sembrava in questo Breno lanciato potesse fare solo un boccone a Savigny Agnese a quota 2, invece è stata una partita complicata. Poi perde ancora Calvina, perde Ciliverga in casa. Lo stop del Mantova a Forlì, una squadra che dicono Forlì viene quotato, anche se in classifica non è molto avanti, però viene quotato, e poi altri risultati, le bresciane, a parte il Breno. No, si ferma appunto, come hai detto tu, a 5, la striscia positiva del Mantova, non ci sono più cinquine, ieri ha perso, perdeva il primo tempo, è riuscito a pareggiare grazie a un calcio di rigore, insomma un Mantova che ovviamente dopo un mese di grande furore ci sta che possa magari lasciare qualche punto in giro, lo fa contro un Forlì che non è ovviamente l'ultima arrivata, nonostante la classifica dica che questa squadra non è in grande forma. Sorprende sicuramente la Correggese, che da matricola si sta togliendo delle belle soddisfazioni, è rientrata nel giro anche il Crema dopo la scoppola contro il Lentigione, però devo dire che hai detto bene, per le bresciane è stata una domenica nefasta, perché a parte il Breno che ha portato a casa un punto, le altre hanno perso tutte quante. Si è cominciato sabato con la Calvina, che ha perso la sesta partita su 6 incontri disputati, perso in casa contro il Fiorenzuola. Questo Giorgio, un calcio là. Giorgio, sì, direttamente alla Massimo Palanca, per chi ha qualche anno si ricorda, voi ve li ricordate grande sicuramente, questi gol che faceva Massimo Palanca. E queste sono immagini appunto di un Ciliverghe, e vedrete, prende un gol allucinante, ha ragione Carobbio a arrabbiarsi per questo epilogo, 2-2 fino al 90esimo, poi in pieno recupero hanno concesso una ripartenza con 60 metri di campo e hanno preso un gol in contropiede che è veramente un insulto all'intelligenza tattica di qualunque giocatore, di qualunque allenatore. Per le bresciane dicevamo la Calvina ha iniziato, ecco qua, è partito con il giocatore che abbiamo visto lo ha marcato fino alla fine, che avrebbe potuto metterlo in fuorigioco in fase di partenza, ma ingenuamente lo ha tenuto in gioco e questo con velocità è arrivato di fatto in area. Male anche il Franciacorta che perde in casa, e male appunto anche il Ciliverghe. L'unica squadra che ha fatto punti è appunto il Breno, che affrontava una squadra sulla carta battibile, ma l'affrontava dopo aver vinto due partite pesanti. Quel 6-0 con l'Alfonsini e il 4-0 col Progresso hanno probabilmente indotto la Savignanese ad avere un atteggiamento molto cauto e molto prudente in quel di Breno. Queste sono ancora immagini, con il Crema appunto che vince sul campo della Vigo Carpaneto e si riscatta dopo il pesante cappotto subito con il Lentigione. È una classifica ancora molto corta dove tutto può succedere, però naturalmente il Mantova, nonostante questo pareggio, si conferma leader e sicuramente andrà a vincere il campionato. Questa è una cosa che mi pare di poter dire senza tema di essere smentito. Certo, Fiorenzuola a 2 punti e Crema a 4, insomma le squadre che senza nulla togliere. Ma Crema io credo che, cioè, questa è la sua classifica, secondo me il Crema alla fine si vogliono fare i playoff e non hanno mai parlato di vincere il campionato. Fa un campionato da playoff e sicuramente questa è la classifica che, cioè, se il Mantova non si fa male da solo, esatto, teoria non però, credo, però è un Crema, viste tante di squadre farsi è un male Crema che ha molta ambizione naturalmente, però non sta esprimendo un grandissimo calcio, perché hanno perso col Breno, hanno perso 4-0 con Lentigione in casa, ieri hanno vinto contro un Vigor Carpaneto che in effetti non è proprio sto grande squadra. Qui sono le immagini che arrivano dal Tassara di Breno nella sua tradizionale casacca granata, contro questa Savignanese che, come ho detto prima, va a Breno contro una squadra che ha fatto 10 gol nelle ultime due partite e ha pensato bene di andare coperta. Modulo 3-5-2, quindi un centrocampo a 5 di gente che correva molto e che di fatto ostacolava la manovra del Breno. Il Breno non è mai riuscito a sviluppare il proprio gioco come avrebbe voluto, e qua guarda un colpo di testa da 0 metri e grande parata, grande risposta di Botti, che alla sua terza partita senza subire gol, non ha ancora subito gol questo giovane portiere, e temo che Serio la panchina la vedrà purtroppo per lui molto, molto spesso. Poca gloria anche per Triglia, che veniva da
da due prestazioni fantastiche, due triplette. Ieri ha toccato pochi palloni, c'era forse anche un rigore su di lui, una maglia. L'abbiamo visto eccola adesso. Eccola qua. Ah, maglia trattenuta anche in maniera evidente, però il direttore di gara forse ha visto anche lui la trattenuta che Trilli aveva fatto precedentemente al giocatore e ha lasciato correre. Quindi uno 0-0 che rispecchia sicuramente quello che si è visto in campo. In tribuna qualcuno mugugnava, forse adesso anche a Breno qualcuno sta pensando di montarsi la testa. Io credo che predicare un po' di calma sia la politica migliore, perché non dimentichiamo che il Breno da neopromossa ha bisogno di consolidare la categoria, si sta facendo veramente onore in questo avvio di stagione, perché finora anche le gare che ha perso le ha perse con dignità, non ha mai subito grosse batoste, e se a Breno non si montano la testa, secondo me si toglieranno delle belle soddisfazioni, perché l'umiltà è una qualità a cui non possono rinunciare in questo momento. Perso col Fiorenzuola e con la Correggese fuori casa. Sì, basta guardare la classifica, Fiorenzuola e Correggese sono attualmente le rivali del Mantova. Con partite giocate, con tutte tante occasioni, esatto. E poi si è perso qua, soprattutto nel finale, mi hanno detto, il Breno ha avuto più occasioni per riuscire a portare a casa la vittoria. Sì, il Breno ovviamente non si è accontentato del pareggio, ha cercato fino all'ultimo di vincere la partita, però questa Savignanese ha giocato un calcio molto organizzato. Ovviamente se giocano sempre così retrocedono, perché non puoi pensare di difenderti e basta. Là davanti mi sono sembrati poca cosa, a parte l'opportunità di testa che abbiamo visto. Il Breno nel finale, anche con l'ingresso di Perego, ha dato maggior vivacità alla propria manovra offensiva, però insomma il fortino della Savignanese ha tenuto fino alla fine. Carmi, mi sembra che questo 2002 abbia fatto le scarpe a serio. Non gioca più serio. Ma va, adesso purtroppo il ruolo del portiere con la meno che faccia due o tre partite di cappella, che no, cioè, ma non gioca più, anche perché la squadra ha trovato una quadratura con lui in porta, ok, quindi adesso il ruolo del portiere non è che giochi te, gioco io, alla fine adesso questo qui è il momento suo, poi magari se, come dicevi tu, commette qualche ingenuità, comincia a fare la difesa, non si sente più tranquilla, perché adesso anche la difesa non si ricorda più che non c'è più Siero, si ricorda che c'è sul portiere, quindi non ci fa più caso che è un ragazzetto. E finora non ha fatto rimpiangere Siero, anzi ha fatto interventi anche la parata ieri da due metri di istinto. E quindi io ritengo che Siero dovrà sedersi un attimino un po'. 2002 poi se magari bravo, scalpiterà, poi verrà andare via. Da portiere esperto. E difficilmente Siero accetta la panchina, esatto, perché mi dicono che stia già... Esatto, scalpiterà. Sì. Perché, a meno che magari uno portiere esperto possa dire in segno, porto avanti questo gioco, se hai la maglia Breno addosso... O magari va a giocare in eccellenza. No, cambia squadra. A dicembre, quando si apre il mercato, sì, vedremo. Sicuro. E prima di chiudere con la serie di Paolo, soprattutto c'è stato, ti ricordi, dopo quella sconfitta, quando mister Tacchinardi praticamente ci ha visto lungo. Sì, per me la meditava già la prima. La sconfitta con la Correggese, che adesso viene anche in qualche modo rivista alla luce di quanto sta facendo bene la Correggese, però... in quella settimana lui ha cambiato 3-4 giocatori, ha cambiato portiere, completamente le carte, e la squadra si è trasformata. 4 gol al Progresso, 6 gol all'Alfonsina. Ieri cos'è che ha fatto? Vediamo un po', se non mi ricordo, ha vinto, però, fuori casa. Ha vinto fuori casa con lo Sport di Mangiacorda, quindi questo dà valore alla vittoria del Breno, dà valore anche alla vittoria che il Breno ha conquistato 7 giorni prima col Progresso, senza più subire gol, e non ha più subito gol. In effetti ieri è mancato Crea, ha dovuto giocare Melchiori, e credo che con Crea forse avremmo visto qualcosa in più, perché Melchiori è ancora lontano dalla sua condizione ottimale. Però devo dire che ci toglieremo, secondo me, a Breno delle belle soddisfazioni, perché la squadra comunque gioca un bel calcio. E Paolo in questo weekend dovrà vederci due partite, 99 su 100 sembra che con sia confermato Darfo Telgate sabato, l'anticipo alle 15:30, poi vi daremo conferma nel corso della puntata, e poi la domenica il Breno giocherà il derby col Cili Verghe in casa, dunque due nostre formazioni, perché a due partite casalinghe la formazione Breno. Noi ci fermiamo qui con la Serie D, quando rientriamo cominceremo a parlare di eccellenza, ma ricordiamo, arriverà l'ospite, l'allenatore della Torre Parmigiani, arriverà Stefano Savoldelli, staremo tanto sulla prima categoria e ovviamente anche il campionato di promozione. Per ora, primo break pubblicitario. E rientriamo in diretta con tempi supplementari, adesso abbiamo parlato di Serie D, abbiamo visto le immagini della Serie D, adesso apriamo con l'eccellenza, ma prima vado a salutare Giancarlo Parmigiani, allenatore della Torre. Gianmarco. Ciao. Gianmarco, prima ho detto Gianmarco, questa volta Giancarlo. Buonasera. Parmigiani conosco perché io chiamo tutti per cognome. Va bene. Ciao, buona serata. Ciao. Stefano Savoldelli. Buonasera. Gianpaolo Savoldelli. No. Ieri hai seguito
Dai, dici, è confermato che sabato giocano alle 15.30, non sai niente? Dovrebbe essere confermato che sabato Darfo Taigate alle 15.30. Alle 15.30, perché già me l'hanno confermato, me l'hanno confermato anche da Darfo, ma sul sito così non c'è ancora nessuna notizia precisa. Però 99 su 100, 99 su 100, magari in serata poi cerchiamo la conferma definitiva, sabato l'anticipo fra Darfo e Taigate alle 15.30 allo stadio comunale, così Paolo segue due belle partite, belle, poi vedremo se saranno spero belle, quantomeno. E ieri è seguito la partita. Allora, per quanto riguarda la prima categoria, ne parleremo più avanti insieme al mister, insieme a loro, avremo tante immagini, fra cui tre partite, il derby di Sarnico, Virtus Lovere La Torre e anche la Falco che ha pareggiato col Loreto, come immagini questa sera. Però apriamo, come di consueto, con l'eccellenza, velocemente, sul girone B, andiamo a analizzare i risultati che sono stati estremamente positivi per le nostre formazioni, dal 7-1 da Vertovese a Cologno. Forse se teniamo a mano un gol o due per la prossima, trovare il pelo nell'uovo, all'Albino Gandino che inserisce Carobbio e riesce... Carobbio era un tuo giocatore, mister? Chi era? La Virtus Bergamo, Carobbio. Carobbio era no, era l'anno sopra con Gatti, è stato. Perché questo è sempre un talento un po' sprecato, era un gran giocatore. Era un bel giocatore. Un bel giocatore, ma poteva fare un po' di più di quello che sta facendo negli ultimi due o tre anni. Avere più continuità e portare più in alto l'Albino Gandino. Comunque questa vittoria di Albino Gandino rilancia, ho detto, la Vertovese a meno 2 dalla vetta, la dico così, perché è una classifica strana. Sì, è vero che giocava contro il Cologno, che è ultimo in classifica con un solo punto, però è anche vero però che le partite sono da giocare, ha vinto 7-1, è la seconda vittoria consecutiva, gli dà morale e soprattutto punti in classifica per quanto riguarda l'Albino Gandino. Perdiamo che ha perso se pensiamo che ha perso col Cologno in quella partita, sì, ha tre punti. Ha perso col Codogno, una partita che chiaramente avrebbe dovuto gestire meglio nel finale, e ha perso con lo Zigonia Verdellino, una partita in cui ha sprecato tanto, quindi avrebbe potuto avere anche più punti volendo vedere. Per quanto riguarda l'Albino Gandino, beh, ieri bel colpo alla fine, a tre minuti dalla fine con Carobbio, però bel colpo perché sono tre punti davvero pesanti, ti porti a quota 7 e vai a affrontare la prossima partita contro lo Zigonia in casa con molta meno pressione. Sembra cambiato, partiamo da Luca, un po' l'Albino Gandino, squadra che l'anno scorso segnava tanto, subiva anche tanto, quest'anno non fa molti gol, però ne subisce anche molti meno. Ma diciamo che il risultato di ieri sembra che si è incanalata un attimo la fortuna e la bravura dei ragazzi di Roberto verso la fascia sinistra della classifica, si sono incanalati al momento giusto, è un campionato un po' particolare, un po'... Bravo. Strano, è un campionato dove non va via nessuno, ci sembra che ci si aspetti, cioè fino a tre settimane fa parlavamo di un Verdellino Zigonia disastroso, adesso è già lì 8 punti e ha lì una partita di distacco dai primi, è un campionato molto livellato e quindi credo che bisognerà, ogni domenica ci sono dei cambiamenti, dei ribaltamenti pazzeschi in classifica, come devi stare attento anche dietro poi anche tenere d'occhio la fascia davanti, la Vertovese, che dire, perché ma 9 punti 9, io ritengo sempre la Vertovese deve salvarsi, io non cambio idea, però sai che queste giornate, cioè, io non posso cambiare idea perché scrivono in trasmissione per il stesso, o perché si lamentano perché non dico sono bravi, non è che io cambio idea, poi arriviamo col mozzo, ti sistemo io dopo, ma che mozzo è mozzo e forza e costanza o villa dal me, cioè io ritengo che la mia idea è questa, se io ritengo che la squadra vertovese debba mettere fieno in cascina per poi togliersi delle soddisfazioni future, come l'anno scorso, scherzando con Gian Andrea qua, abbiamo detto non puoi dirmi che vuoi arrivare undicesimo quando alla fine per me devi vincere il campionato, quest'anno ritengo che la Vertovese abbia, con tutto il cambiamento che ha fatto eccetera eccetera eccetera, abbia una squadra per prima salvarsi e poi vedere cosa può poter fare, ma non cambio idea del fatto che ha 9 punti, questo come non vuol dire nulla, come non cambierò idea sul fatto che è una grande squadra, che poi andremo a vedere anche se ne ha 3 punti la Prada Lunghese, cioè io ritengo sempre che le mie idee, come non cambio idea sul Mozzo, cioè a me che vinca al 95esimo devo dire che sono bravi, dico che sono bravi, però cioè la mia idea è questa, poi non è detto che la mia idea sia... Scusa Luca, sulla Vertovese nulla di strano tu hai detto. No, ho detto, cioè, esatto Paolo. Anche loro dopo la rivoluzione estiva... Io adesso dopo 4 o 5 giornate, diamo al mister allora... Non si può cominciare, perché in un campionato così come questo, che non è il girone C, perché il girone C ha dimostrato anche le partite di Coppa che possono valere o non valere, sono uscite sia Vertovese e Albino Gandino con sconfitte piuttosto pesanti, la Louisiana comanda la classifica, è uscita, ha perso col Darfo, è uscita, che poi abbiano giocato i giovani o meno, ma comunque i valori sono diversi dal girone C e il girone B. Però questo girone B dove
forse adesso lo Gina Tese è la squadra che si sta sistemando di tutti, ha dei giovani importanti, poi le altre, anche la Vertovese, non è una brutta squadra come diceva Stefano Savoldelli, adesso può cambiare obiettivo magari. Cinque giornate sono un po' non poche, di vincere il campionato, sì, ma... Sono un po' poche, cinque giornate, bisogna aspettare qualche scontro diretto di più per capire bene un attimo le potenzialità di quelle squadre che si potrebbero andare, però c'è sempre il punto di domanda. La Vertovese l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno... Sì, è cambiato tanto. Ma tu come mister Parme, nel senso che a difesa di Alessandro Locatelli, che dove Gian Andrea ha dovuto per forza maggiore ricostruire tutta una rosa, gli ha rimesso in mano tutta una macchina nuova, per quello che... Ci vuole un po' di tempo, per quello che dico che la Vertovese ha bisogno di tempo. Perché però Alessandro... bisogno di tempo, ma già quota 9 a 2 punti della vetta, sembra come la Juve giocare. Che prima francamente non mi pare neanche un campionatone, esatto. Bravo, no, cioè perché più che il risultato bisognerebbe vedere le prestazioni, sì, infatti io... Stefano che seguiva le sconfitte Zingone Verdellino e soprattutto qua in casa col Colonia mi ha messo la partita, sì, ma ti ricordo anche la vittoria Albino Gandino, Stefano, ti ricordi la vittoria con quel rimpallo, che quel doppio rimpallo che poi è stato bravo messo con Lemine. Con Lemine, sì, cioè lì devastante il miracolo, devastante paratone di Pilenghi che ha tenuto in piedi la partita. Cioè, sono d'accordo con Mister, io nel senso, secondo me bisogna valutare la prestazione, ma la cosa concreta è che c'ha 9 punti e quelli non glieli toglie nessuno. E che non è, come ha detto Paolo, un campionatore da dire. Sì, beh, sono d'accordo. No, per ora il Sant'Angelo, il Ginatese, che potrebbero sembrare tra le candidate, sono ancora lì, ferme, sì. Non è che stiano prendendo il largo. Sì, più o meno sono d'accordo con tutto quello che avete detto, cioè avendone viste 3 del girone C e 2 del girone B, come avevo detto anche la scorsa volta. La situazione conferma quello che si pensava in estate, ovvero che il C sia molto più competitivo. Per quanto riguarda la Vertovese, l'ho già detto più volte, penso anch'io che sia inferiore a quello dell'anno scorso. Penso anch'io, e lo pensano anche loro come Luca, che bisogna partire per salvarsi e poi si vede cosa arriva. Penso anche che in questo campionato, se dovesse riuscire a trovare continuità, può anche stare in zona playoff, perché fino a questo momento grandi squadre non ne ho viste. Esatto, non è il campionato dell'anno scorso, dove comunque c'erano delle squadre ambiziose, è un campionato che se centri, come hai detto, della continuità. Però Arnaldo, io ti ricordo... Anche l'Albino Gandino, stiamo parlando di Vertovese, ma l'Albino Gandino che ha perso le prime due, contro lo Ginatese o Ginate 2-0 e contro la Vertovese il derby 1-2, poi 3 partite a 7 punti. Anche Albino Gandino si trova la quadratura, forse manca qualcosa in zona gol. Ma sono due cose diverse, tipo la Vertovese ha 9 punti, però se pensi con Lemine, cioè io non so quanto meritasse di vincere, Lemine hai visto dov'è, si trova in fondo, cioè ha sofferto tantissimo con Lemine, se il Pile non tiene sulla baracca lì fanno 0. Però sì è vero, cioè, però sto dicendo, quindi vedi che il Lemine fatto di avere il Lemine a 3 punti non è proprio così questa sicurezza, cioè ieri se non fa gol a 3 minuti dalla fine e a 5 l'Albino Gandino, che secondo me l'Albino Gandino è una grande squadra, cioè è un campionato molto livellato, esatto. Sì, poi Luca, le partite sai anche te, sono decise dagli episodi, con lo Zigoni e Verdellino hanno giocato molto meglio rispetto che contro la Lemine, eppure hanno perso sicuramente le due partite che ho visto della Vertovese, la mano del mister si vede già, l'impronta è quella dell'anno scorso, squadra molto solida e cinica, ovviamente si vede che non è ancora amalgamata al 100%, che è ancora all'inizio e che probabilmente su qualche singolo ha qualcosa in meno. Dopo è anche vero che se vediamo di contro, non bisogna montarsi troppo la testa perché è affrontato ultima, penultima, terz'ultima, cioè Cologno, Noi Mappello, Lemine, il Codogno, eccetera, l'ha affrontata la Vertovese. Qui stai valorando il discorso di Parmigiani, cioè, quello che ti ha detto lui. Che finora ha affrontato adesso quelle. Adesso per vedere cosa vuol fare da grande deve valutare gli sconti diretti, ti ha detto anche il mister, quindi alla fine, cioè, giustamente ha detto, adesso se vuoi capire che livello ha, bisogna vederlo con il Biano Giono, bisogna vedere un po' gli scontri diretti adesso. Domenica Vertova arriva dalla Ponte Lambrese. Sì, esatto, sulla carta, una squadra che ha 5 punti, sulla carta una partita ancora abbordabile. Ancora abbordabile, ci sarà Albino Gandino, Zingonia, Vertellino, seguiremo entrambe noi queste partite. Io passerei al girone C invece, dove qui abbiamo le immagini, dove Stefano Savoldelli per la sua gioia è andato a vedere il Darfo anche ieri fuori casa, ti uccidono, anziché suonare l'allenatore, suonano Stefano Savoldelli. Dove anche qui ci sono le mie foto. Ci sono le tue foto anche qua. Forza Costanza di Bertone. Ah, esatto. Forza Costanza. Che ieri è arrivata, se non sbaglio, la prima vittoria per la formazione di Forza Costanza. È arrivato il gol di Mattia Vigani a Telgate contro il Prevalle. Non è bastato perché poi è arrivato l'autogol al 95esimo del Prevalle che ha trovato la vittoria al Telgate. Ma soprattutto sono arrivati, Paolo, questi risultati che sono... Ma sono in linea con quello che ci si poteva aspettare. Il Lumezzane di Quaresmini sta trovando la quadratura giusta e rifila
in 35 minuti tre reti al Cazzago Bornato, e ha ragione Cefis a essere probabilmente molto molto arrabbiato, però c'è un Valcalepio che fa il Valcalepio, cioè chi si meraviglia del 3-0 pensando il Darfur prende tre gol, in realtà i valori di classifica giustificano pienamente questo punteggio. Poi Stefano ha visto la partita, magari potrà dare ulteriori indicazioni. Di sicuro io facevo una riflessione stamattina con degli amici: 16 mesi fa il Darfur vinceva, cioè perdeva la finale playoff di Serie D, 16 mesi fa, non 200 anni fa, quindi in meno 16 mesi fa, io parlo del precedente campionato, in 16 mesi hai perso la categoria e da un potenziale approdo alla Serie D vincendo i playoff, approdo alla Serie C, sei veramente a un passo dalla promozione. Il calcio è veramente cambiato tantissimo e io mi meraviglio di come a Darfo non prendano delle decisioni e continuino ad andare avanti con questo andazzo che sicuramente non fa bene ad un ambiente che non è abituato probabilmente a stare, questo è l'errore, a stare a quelle latitudini. Sì, integro quello che ha detto Paolo dicendo che la cosa ancora più grave di questo 3-0 è che ieri il Valcalepio non ha fatto nemmeno una grande partita, e questo è ancora più preoccupante, se possiamo dire, per il Darfo. Di fatto la formazione Camuna si è fatta male da sola, questo è l'1-0, Guarnieri appoggio semplice, lo consegna a Lorenzi, fa partire il contropiede a Valcalepio, lo gestisce bene, Lorenzi scarica sul Tiam. Sì, va bene, non è che era mandato un porta, erano ancora 2 contro 3. Sì, è vero, però Arnaldo lì sei in l'errore c'è, però il peso specifico che tutti hanno attribuito a quell'errore mi pare esagerato, perché comunque poi alla fine la difesa ha potuto recuperare. Pensavo che errore gol subito, errore a centrocampo. Sono partiti in 2 contro 3, potevi gestire meglio la fase difensiva. Però chiaro, l'errore si è originato da lì e soprattutto si è originato in una partita finì equilibratissima, non era successo nulla. Secondo errore gravissimo, Zanotti, già ammonito, va a protestare, si fa cacciare. Di fatto il DAF con 2 episodi in una partita in cui in un'ora è successo solo quello, si è tagliato le gambe da solo, poi da lì ha provato a rispondere. Ma questo è molto più grave che non un errore che ci può stare, perché mi sembrava che il passaggio a Guarnieri fosse anche un passaggio un po' troppo forte e lui ha fatto fatica a controllarlo. Quindi, ma qui una protesta sul giornale, ho dato 5 a Zanotti e obiettivamente avrei potuto dare anche un voto anche più basso, perché questa è un'ingenuità che un giocatore della sua esperienza non deve commettere, può commetterla un giovane, non uno dei leader, anche perché ieri non c'era nemmeno Piantoni, eri già in difficoltà in fase offensiva come uomini, così resti anche in 10, davvero tagli definitivamente le gambe alla tua squadra che già sta facendo fatica. Questo era il raddoppio di Lorenzi, bomber d'aria, poi il Darfo ha provato fino alla fine. Del Darfo, Lorenzi? Anche Nodari. Anche Nodari che ha fatto un gran paratone prima, abbiamo visto su Ademi, grande parata. Sì, passata inosservata, ma un raso terra così andarla a dire. Quello è l'unico tiro in porta che di fatto ha fatto il Darfo ed era sul 1-0. Avrebbe potuto rimettere in equilibrio anche se c'era ancora mezz'ora da giocare con l'uomo in meno. E poi, vabbè, il Darfo ha provato a spingere fino alla fine, ha creato una mischia pericolosa, ma in contropiede ha preso anche il terzo. Poi lo rivedrà anche Luca Carminati, non so se l'hai visto prima, perché Ademi l'aveva piazzata bene sul palo lontano, raso terra, difficilissimo andare a parare. Nodari è arrivato con la manona, è riuscito a mettere in calcio d'angolo, poteva essere l'1-1, magari Valcalepio l'avrebbe vinta ancora la partita, però certo andava sull'1-1 anche questa, insomma, questa non è una parata qualunque. Questa è difficile, questo è il solito discorso del portiere d'esperienza, cioè parliamone, cosa che Tognazzi sembra non stia facendo quest'anno d'altra parte. Parliamone, cioè alla fine Tognazzi differenza zero, ho notato che ha preso 2 gol da 2 errori difensivi, ok il Darfo, perché anche se il secondo è stato un attimino un po' più lungo, un attimino un po' più lungo la chiusura del gol, però è nato da una palla persa per l'ennesima volta dal difensore centrale del Darfo. Secondo me il Darfo la prima cosa che deve fare è correre ai ripari. In che modo? Cambiando l'allenatore. Mm-hmm. Punto. Ma non perché l'allenatore... No, ma concordo con quello che dici. Perché devi fare qualcosa da quando c'è calcio, purtroppo chi deve pagare è sempre... Lui paga anche per errori non suoi, esatto. Però purtroppo non ci sono alternative. Se andiamo a guardare anche i numeri di Monetti, non so, deve aver vinto 2 partite da quando è subentrato l'Arfo. Vinte 2 e ne ha perse 9 o 10. Cioè, siamo lì, Sì. Perché Serie D ha perso quasi tutte, ha perso lo spareggio, sta partendo qua, ne ha vinta 1 e ne ha perse 4. Non è che stia facendo bene. Se in Serie D, che non era una squadraccia al Darfo di Serie D, ma qua la squadra non sarà ai primi posti. Ma no, sono d'accordo con voi, al di là poi delle colpe specifiche che può avere il mister, la sensazione venendo da fuori nelle ultime 2 partite che ho visto io a governo ieri è che la squadra manca davvero di convinzione e di autostima. Sembra una squadra che quando scende in campo ha già in testa
la possibilità di uscire con zero punti, non gioca con la convinzione che una squadra che si trova in questa situazione deve avere, perché se già sei in difficoltà a livello tecnico, hai poche alternative, devi compensare con la battaglia, con la grinta, e in questo momento secondo me il Dafo questo aspetto non ce l'ha. Come ho detto in termini di giornata, un gol fatto, tre punti soltanto, per sì, fortuna, almeno fatto Paolo portiere, l'ha visto, un esatto. Gol regalato al portiere, ma è assurdo che ci sia un problema di autostima in giocatori che hanno fatto tutti quanti la Serie D. Perché tutti, forse, Martina Rina ha fatto addirittura anche la Lega Pro. Cioè, a parte magari i giovani, che magari sono un po' inesperti, tutti gli altri hanno fatto la categoria. Ademi ha fatto la Lega Pro, Piantoni... Non posso pensare che ci sia un problema di autostima. Però, Paolo, secondo me, in questo caso, non è l'autostima del singolo, è l'autostima del gruppo. Quando comincia a perdere, secondo me, va in difficoltà. Rispetto, allora... io, avendole visto sia Governo che ieri, la sensazione che mi lascia quella lì, poi sentiamo Bonetti, lo penso anche lui. E su questi vi fermo, perché voglio sentire anche il mister su questo dell'autostima, non autostima, su quello che ha visto, su pensiero, sull'eccellenza, però adesso ci dobbiamo fermare. Breve pubblicitario, poi entriamo ancora sul Darfo, sulla serie di Val Calepio Darfo 3-0. E rientriamo in diretta, stiamo su questo tema. Mister, abbiamo visto le immagini, queste immagini del Darfo un po' lungo, noi parlavamo, vabbè, dopo l'inferiorità numerica, eccetera, ma anche sul primo gol. Io infatti stavo prima andare in pubblicità, ma ormai eravamo ridosso in pubblicità, l'errore sì del centrale, ma il centrocampista, che è il problema del Darfo secondo me è a centrocampo, il centrocampista che viene a raccogliere palla non c'è, che dovrebbe essere Martini Rini, poi altri... Allora, i risultati ti rendono anche un pochino titubante, non ti fanno giocare bene, perché nel calcio la testa tante volte è più importante che i piedi e il fisico. In quel caso qua metti insieme tutto, la squadra lunga, l'errore, l'espulsione, metti già in discussione la partita. Però una squadra che segna un gol in 5 partite, di cui regalato al portiere, era una papera clamorosa, mi ricordo, del portiere, grossa difficoltà a trovare, poi non è che dici crea tantissime occasioni, ne ha create alcune, ma più sporadiche che di gioco, dietro qualcosa c'è, perché se perdi questa di partita, vabbè, poi hai perso Pedizzoli, hai perso Governolo. Ma i centrocampisti non sono nemmeno rientrati. Il lato più preoccupante, Arnaldo, l'hai detto te adesso, non è il fatto che... È ovvio che non possiamo chiedere a mister, può pensare sul mister o non mister. Perché no, un po' la mancanza di fiducia dei risultati ti fa giocare, esatto. Ti fa giocare peggio, nel senso che ti osi di meno perché hai paura di sbagliare. Poi giochi una volta e sbagli e prendi gol. Però secondo me in eccellenza è già una categoria dove c'hai giocatori di un certo livello, per cui dovresti lavorare più psicologicamente forse che tatticamente a quel punto qua. Sì, però non sarà uno squadrone, non sarà secondo me a livello di Val Calepio, di Telgate come numeri, però davanti hai Ademi e Zanotti, hai Piantoni che mancava. Io posso dirti una cosa, questa è una munizione regalata dall'arbitro. Cioè, onestamente, secondo me non era mai da ammonire. Ma l'ha ammonito dopo teste? No, questo l'ha ammonito perché lui ha detto: no, non devi fischi, non è fallo. Lui ha proprio urlato, lo legge e dice: no, cosa fischi, non è fallo, e l'ha ammonito. Cioè, se devi fare il permaloso, non puoi fare l'arbitro. Cioè, tu guarda, lui vuole coprire la palla, dice: ma no, cosa fischi? Cioè, lo ha ammonito. Cioè, dai. Io però lo sai che se risponde agli arbitri. Ho capito, però. Si è già ammonito, Luca. Ho capito, ma non gli ha detto se. Non l'ha insultato. Poi, secondo me, un arbitro. Quando sa che è già ammonito. Io credo che arbitri a certi livelli lo fanno nel CSI, cacchio. Sì, poi dipende cosa gli ha detto, Luca. Ma Stefano, ma lo leggi lontano un chilometro, ma no, cosa fischi? Ma lo leggi. Non è che gli ha detto le parolacce, dai. Sì, ma, cioè, lui ha fatto per far scorrere la palla, per coprirla. Cioè, adesso io non voglio difendere. Per me è una munizione regalata, e poi io penso che gli arbitri devono ricordarsi, dato che li ritengo dovrebbero essere un po' intelligenti quando arbitri, di ricordarti chi ti hai già ammonito, perché esatto. Devi avere un occhio di riguardo, lo fanno nel CSI. Cioè, tu guarda Stefano, questo lui vuole, sì, lui... sì, no, ma sono d'accordo, poi che sia fallo, posso dirti una cosa, che sia fallo ci sta, è un ponte, però lui diceva no, hai capito, questa è la sua espressione, poi lui l'ha fischiato, ma guarda, magari non si è limitato a dire guarda che esatto, la cosa, dipende, ma no cosa gli avrà detto, signori, adesso io non voglio dire, ma secondo voi l'avrà insultato, ma non penso proprio. Cioè, secondo me è stata un'espressione che direbbe Paolo ogni giocatore quando fischia. Hai visto anche ieri sera, però tu sai che, Carmi, cioè, tu sai che però la prassi è questa, perfetto, oh. Però
Allora, è un giocatore esperto, deve provare a limite di giri dall'altra parte. Io ritengo che gli arbitri a volte devono avere la partita. Cioè, è facile tirare fuori il cartellino, cioè, onestamente, è la cosa più facile. Lo vediamo anche io a Parma, a sabato giochiamo, abbiamo degli arbitri comunque che fanno WISP, CS, comunque sono arbitri, però anche al momento a volte devi far finta di niente, cioè lo sai già, ti hai già ammonito, occhio, vengo lì, ti avviso, no, qua subito cartellino, doppia ammonizione fuori. È vero che il giocatore è agonismo, è agonista, il giocatore c'ha... Qui la differenza, Carmi, che ti arrivano dagli arbitri giovani, che magari sono lì in rampa di lancio, osservano il regolamento magari a occhi chiusi e tante volte si sbaglia, magari con voi ci sono già arbitri che hanno esperienza, che hanno giocato, Cioè ieri sera ad esempio, abbiamo visto una partita, secondo me bellissima, dove questo Rocky, dove questo arbitro... Ha arbitrato benissimo e c'erano, secondo la mia inesperienza calcistica, dico inesperienza per gli amici di Mozzo, così inesperienza, cioè erano andate tante ammonizioni, secondo me invece dove è tenuto buono, cioè qua al minimo bla, cioè capisci, secondo me ci vuole qualcosa di diverso, ci vuole una mano, e poi è cambiata tutta la partita, già sei sotto, già giochi uno in meno, quindi non sei più tranquillo, poi perdi e poi giochi contro un Val Calempio che è una signora squadra, dove c'ha morale, dove c'ha un grandissimo allenatore, una grandissima società, cioè alla fine prendi tre canne. E sentiamo Bonetti cosa pensa a fine partita, ai microfoni con Stefano Savoldelli. Sentiamo il mister. Mister Alex Bonetti, avete lottato, ci avete provato, avete pagato alcune gravi ingenuità. Ma sicuramente in questo momento, appena subiamo un gol o andiamo in difficoltà, non credo abbiamo la forza mentale, prima che tecnica, di rialzarci. È un momento così, un momento dove l'ho detto ai ragazzi che bisogna farsi tutti un esame di coscienza e cercare di dare di più, perché, come dimostra il campo, questo adesso non basta. Sì, ma senza andare a toccare i singoli, credo che dobbiamo migliorare tutti. Credo che il primo colpevole, è ovvio che sia io, in una situazione del genere, ci si aspettava una partenza completamente diversa, e credo che oggi dobbiamo solo chiedere scusa al presidente, che fa tanti sacrifici per permetterci di giocare, e oggi, a mio modo di vedere, abbiamo peccato sotto tanti punti di vista. Ma sicuramente le due parole che hai detto te sono le prime cose che devono arrivare, morale e autostima. Dopo andremo a vedere dove abbiamo sbagliato. Sicuramente già domani mattina saremo al lavoro per vedere il video dove abbiamo sbagliato, ma credo che questa squadra debba avere una scossa a livello di autostima prima che di parlare di errori e di moduli. Io trovo difficile commentare questo intervento. Mi sembra un allenatore che non ha più un po' di volte che sentiamo è colpa mia, mi assumo le colpe. Ma questo gli fa anche una volta poi la responsabilità. Il concetto è che poi devi agire, e questa squadra domenica dopo domenica non dà l'impressione di poter uscire dal tunnel. Ha cambiato anche modulo, mi diceva Stefano, però si è andati di male in peggio. Sì, quindi, penso... se non hai le armi della tattica, non hai le armi dell'agonismo, perché questa squadra non molle, è una squadra di agonisti, a parte due o tre giocatori, che poi, vabbè, i guarnieri eccetera, però Zanotti non è agonista, Demi non è agonista, forse la scossa che lui invoca è proprio quella del cambio di allenatore. Lui paga, ripeto, per errori non suoi, però è giusto a questo punto che si cambi. Ricordiamo lo score di Bonetti, che non è, è un gran magari secondo allenatore, è un gran lavoratore insieme a un altro allenatore. Lo score come allenatore non ha fatto bene all'Unica, non ha fatto grandi Temo cose però all'Unica, che e ad Arfo. La scossa che lo invoca non ci sarà dal punto di vista societario, penso. Perché se già con Quaresmini l'anno scorso hanno tenuto l'allenatore finché lui si è dimesso, quando in realtà noi dicevamo che andava esonerato probabilmente un mese prima. Temo quanto può essere, poi sentiamo che piano, quanto può essere che siamo sempre lì a aspettare queste società, cosa succede, cosa, le quote che sembrano sbloccate, cosa può succedere, quanto può incidere? Perché per me... Ma può incidere a livello societario. Che nessuno voglia decidere poi. I giocatori secondo me non risentono di questa cosa, cioè voglio dire... Ma anche su certe decisioni sembra che nessuno voglia decidere, sembra che va bene tutto così, vabbè. Ma non lo so, a me pare che questa politica del chilometro zero che da qualche tempo si è inaugurata sia una sciagura. Perché chilometro zero nel calcio non vuol dire nulla. C'è bisogno di una scossa, e la scossa è il cambio di allenatore, perché la regola è questa.
non puoi cambiare i giocatori, devi cambiare l'allenatore, è banale, sì, ma è così. E forse anche un centrocampista un po'. No, sono d'accordo con Paolo, l'avevo detto anche le scorse volte, è chiaro che l'allenatore, al di là delle proprie colpe specifiche, è quello che paga e in questo momento serve una scossa. Fino alle scorse partite pensavo che fosse giusto dare ancora fiducia al mister, ma adesso obiettivamente se la squadra fa fatica a livello di morale e di autostima, e lui stesso lo ammette in conferenza stampa, oltre ai limiti tecnici evidenti, perché dalle tre quarti in avanti la squadra fatica terribilmente a costruire, è evidente che serve una scossa. Se poi aggiungiamo che i singoli commettono errori imperdonabili come ieri, diventa difficile far punti. Andiamo a sentire invece l'allenatore che sta volando, cioè il mister Del Piano, che a fine partita ha ritrovato di nuovo i tre punti e là in cima alla classifica. Del Piano. Mister Alessio Del Piano, 13 punti in 5 partite, alto 3-0, il Vaccalepio continua ad andare forte. Sì, siamo stati bravi, abbiamo vinto una partita contro una squadra difficilissima da incontrare. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, però non sono contento per come abbiamo gestito la superiorità numerica. Possiamo fare molto meglio, invece ci siamo un po' rilassati. È stato bravo sicuramente anche il Darfo da venirci ad aggredire alti, però noi possiamo far meglio, dobbiamo far meglio, dobbiamo capire che quando sei in vantaggio 1-0 hai il vantaggio numerico, devi gestire la partita in maniera differente. Quindi sono contentissimo, per amor del cielo, però ho visto delle cose in cui dobbiamo crescere. Sì, è stato un colpo individuale, sicuramente da una buona azione, però abbiamo concesso delle situazioni che potevano essere a nostro sfavore e questo non va bene. Poi vabbè, Lorenzi ci ha messo una pezza e quindi l'ha chiusa. Però onestamente mi scoccia aver concesso quelle situazioni dove potevamo gestire meglio la palla e non correre nessun pericolo. Che il Lumezzane vince perché la Romanese ha vinto ancora, quindi sappiamo che altre squadre, il Telgate, ma ne dimentico sicuramente qualcuno perché saranno almeno 6-7 le squadre forti. Quel che conta è rimanere lì con loro, quindi rimanere insieme alla Romanese che in questo momento è prima con noi. E rimanere nel gruppo di chi vuole vincere questo campionato, comunque sia che vuole lottare per far bene. Poi il campo dirà se meritiamo di stare lì oppure no. Ecco. Mister, campionato tosto questo girone C, dove c'è questa meteora romanese, se vogliamo, che sta dando fastidio a Vaccalepio, Lumezzane, eccetera, quanto può durare? Perché, come hai detto prima, volano sulle ali dell'entusiasmo questi ormai. È la stessa quasi squadra dell'anno scorso, hanno inserito un giocatore a due. Dobbiamo dire che da quando è arrivato Lucchetti l'anno scorso, anche nel girone intorno, la Romanese qualcosa di importante l'ha fatto, ha recuperato tutti i punti che avevano dietro prima. E adesso si sta confermando. Diciamo che è un piccolo vantaggio, nel senso che quando un allenatore allena per più anni la stessa squadra, parte già avvantaggiato rispetto a uno nuovo che deve partire da zero. Per cui già sono partiti con una marcia in più rispetto a quelli che hanno avuto un nuovo allenatore. Bisogna vedere se hanno margine di crescita, per cui sicuramente quelle che hanno avuto l'allenatore nuovo cresceranno, secondo me, anche nel girone di ritorno. Bisogna vedere quanto margine ha la Romanese di crescita. Che poi non lo chiamano Romanese, ma quest'anno si gioca a calcio, praticamente sta diventando calcio. Guarini ha riportato di nuovo tutto a calcio e dunque sta un po' sparendo la Romanese, si chiama ancora calcio Romanese, ma è il calcio, c'è, e mi dicono che c'è un Guarini di nuovo ritornato in voga, e i risultati gli stanno anche dando ragione, anche se loro guarderanno ai più 9 su quelli a 4 punti, che vuol dire la salvezza, questo vanno a guardare. Io sentirei anche Bosio, poi passerei di categoria, sentirei il DS della formazione del Vaccalepio, sempre con Stefano Savoldelli a fine partita. Siamo con il direttore sportivo Luca Bosio del Vaccalepio. Dopo 5 giornate state andando fortissimo, 4 vittorie un paio. Sì, stiamo andando molto bene, e la squadra allestita è una squadra importante. E ovvio, oggi da salvare il risultato, perché sul piano del gioco abbiamo fatto un passo indietro, e questa squadra ci aveva abituato molto bene e quindi c'è da lavorare ancora molto, però siamo molto contenti. Alessio Del Piano è un ottimo mister, veramente ha la squadra in mano e i giocatori sono ragazzi intelligenti, abbiamo giocatori di ottima qualità e sicuramente potremo fare un buon campionato. Fino ad ora abbiamo incontrato 4-5 squadre, ma la migliore fino ad oggi incontrata è il Lumezzane. Il Lumezzane secondo me è una buonissima squadra. Paolo è un grande attaccante, sì. E si sta confermando anche grande DS, perché comunque avrai il portafoglio buono, però...
devi conoscere. L'anno scorso ha vinto il campionato. Ha assemblato bene la squadra l'anno scorso e l'ha assemblata bene anche quest'anno, certo, con un aiuto economico che sicuramente non è indifferente. E poi all'interno dello spogliatoio un DS che conosce anche come si gioca a pallone, è anche importante, è anche un aiuto secondo me per il mister, un grosso aiuto per il mister stesso. Stefano, una cosa rapidissima, al di là dei gol di ieri, Lorenzi, gli ultimi tre campionati che ha giocato in eccellenza con tre squadre diverse, l'ha vinti tutti e tre. Non è un dato indifferente per il Valcalempio. E Bosio questo lo sa giustamente, quindi se l'è assicurato. Il Totten Lorenzi che continua ad andare su un anno alla volta, ma continua ad andare su anche i campionati che vince di un anno alla volta il bomber della formazione del Valcalempio. Il Telgate anche lui non arriverà ad Arfo, sicuramente la classifica è migliore, però la grande favorita, qualche problemino ce l'ha Paolo, anche lui il Telgato, soprattutto va il gol, nonostante abbia questo però guarda gestra, la classifica sta eccetera, cominciando eccetera. A prendere forma. Là davanti, a parte, come dicevate voi, la Romanese, ci sono tutte le squadre che si aspettava fossero là. Dal Telgate in su, io credo che il Telgate sia destinato a scalare gradualmente la classifica. Certo, con Valcalempio e Lumezzane sarà una bellissima lotta e non so veramente chi la spunterà, sarà una questione di dettagli, però il Telgate in questo momento ha anche un calendario facile perché sabato va ad Arfo. Beh, facile, insomma. Vabbè, andare ad Arfo in questo momento è facile, dispiace dirlo, ma è così. Poi magari il Darfo ti tira fuori il partitone. Non so come potrà essere possibile il Telgate, però secondo me scalerà ben presto la classifica. Ci fermiamo, break pubblicitario, poi rientriamo, campionato di promozione e tanta prima categoria. E apriamo un'altra pagina dove, se abbiamo chiamato Caponetti, rischia la panchina, anche a Pradalunga, anche se sembra che anche lì non dovrebbe cambiare niente, insomma, Luca. Ma secondo me a Pradalunga eviterei anche di parlare, perché in questo momento qua parlano tanti. È facile parlare di Pradalunga, è un rigore senza portieri e senza rete, cioè è una cosa facile. Pradalunga secondo me è da valutare nelle prossime due giornate. Io farei invece un balzo. Certo, la vedi ultima classifica insieme alla Costraviglio, incredibile. Ma è un film che abbiamo, cioè sembra un film. Uno spartito già visto nello scorso anno, però adesso vediamo un po'. Mi sembra che ieri, se non sbaglio, è l'unica vittoria della Pradalunghese contro il Treviso, sì, alla prima giornata. Sì, è vero Luca, però dopo che hai provato a invertire il trend in settimana, perché la Pradalunghese ha passato il turno in Coppa, è arrivata alla quarta sconfitta consecutiva in campionato contro la Colognese, che è una squadra obiettivamente non di prima fascia. E i segnali sono davvero preoccupanti. Sì, io non, adesso sapete che io sono... Questo è il calcio di rigore famoso. Sentiamo anche il mister. Rigore. No, è successo. Carminati ha detto che c'è. Noi effettivamente vedendo quella gamba lì, adesso lo vedremo. Tutti no, tutti no, è un pazzo, rigore tutta la vita. Gli poi lo guardi bene. Il portiere ci ha messo del suo, Fai piano Felix, per favore. Sì, è la prima volta che lo vedo, Il portiere ci ha messo del suo, la grande, No, tutti, ma anche Felix, anche l'aiuto regista, l'Alba. È che è la prima volta che vedi un calcio di rigore così. Rigore. Guarda la gamba sinistra del portiere che va a fargli lo sgambetto. È fallo, se c'è fallo è rigore. Questo lo aggancia. C'ha la palla in mano. Cioè quello è strano, che dice c'è la palla a mano al portiere, sta calciando il portiere, c'è l'invio. Non sta calciando il portiere, gli fa lo sgambo. Però vedi come allunga la gamba, cioè non è un movimento per l'invio. La palla è in gioco e lui ha fatto fallo. Esatto. La palla è in gioco, è un conto, se la palla era fuori e lui faceva fallo ci stava magari il rosso, ma ci sono molti aggettivi, ma senza fallo. Perché noi al primo momento sembrava dire quasi fallo sul portiere, il portiere sta mettendo per poi calciare, sta piede d'appoggio, invece sta non mette il mio ruolo quello, poi questo quasi uno sgambetto voluto avversario, no, perché magari ha avuto un risentimento. Palla in gioco, l'azione c'è. La palla in gioco, c'è la palla in mano in gioco, lui fa fallo. Vedi che va proprio a fargli come uno scherzo. Certo. Ha ragione Luca, sì. L'ha sgambettato questo rigore. C'è rigore, ma la sfortuna vuole che ho detto prima Arnaldo. Che l'arbitro lo dia due mesi. Che l'arbitro è l'unico arbitro che in quel momento sta guardando il rinvio e non si tira sul centrocampo, è lì che guarda proprio il rinvio. C'è proprio la no, lo sgambetto è rigore. Ma è rigore tutta la vita, cioè io impallinerei il portiere per questa roba. Già va tutto storto, in più gli regali anche i rigori per andare sotto. Cioè, questa cioè è una cosa grave perché tu stai rinviando, vai a sgambettare l'avversario. Non ci sono parole, ma ci sono molti aggettivi per questo portiere. Dammene uno. No, sceglietelo voi. Non perché, no, vabbè, scriteriato è quello che mi viene. Perfetto.
Cioè io la non cosa, offendere la, nessuno. Bravo. Sì, è una cosa totalmente irrazionale. Cioè tu non puoi in una situazione dove comunque tu stai... Questo è il gol annullato per fuorigioco? C'è un fuorigioco. Là, l'attaccante era davanti a tutti. Quello in centro. Non so se quello là è esterno, ma quello che va a prendere poi... Io... Allora, sta già fischiato, esatto. Onestamente. Vedo che già l'arbitro è fermo. Fammi vedere. Sì, guarda quello centrale. Non guardare quello esterno che poi andrà a fare il cross, ma quello centrale che deve essere Tori, se non sbaglio, che partecipa. Comunque è lì, nella zona dell'azione. La palla passa di lì. Sì, è davanti. Tori è fuori gioco. Dopo anche magari l'esterno, sì, fuori gioco. Tori, secondo me, è fuori Non vediamo il giallo qua, però sembra un passo avanti. E anche qui, Luca, l'arbitro è proprio lì. Se ci fai caso, proprio lui a due metri da Tori, dunque... Il problema è che c'è la terra, quella che ha alzato sulla bandierina, perché questo fischia subito. Cioè, il problema è che c'è nella uno che fa solo questo. Quindi, sai, alla fine la cosa che mi dà da pensare è che c'è proprio, va tutto storto. Cioè, ti fai del male da solo quando alla fine tieni la partita sullo 0-0 e poi a lungo andare vedi giochi contro... una Colognese che comunque, per l'amor di Dio, una squadra con senza fame e senza lode, però c'è un'altra squadra che come fa? Riva e Company prendono un gol del genere, Stefano, cioè... Sì, è vero. Eccolo qua, però parte proprio, da solo, dietro la metà campo. Il fatto che... Quattro giocatori. Quattro li semina. Proprio il fatto che i giocatori... Grandi mezzi atletici questo ragazzo. L'attaccante è gran gol, per l'amor di Dio. Giocatori di primissimo livello che l'anno scorso sono riusciti a tenere in maniera quasi ottimale attaccanti del calibro di Sorrentino, poi li rivedi in una categoria inferiore e li rivedi commettere questi errori qua, ti viene da pensare che ci sia davvero qualcosa che non quadra, perché è inspiegabile in maniera razionale ed è inspiegabile, e sono inspiegabili i risultati, ripeto. Secondo me lo stesso discorso che abbiamo fatto per il Darfur va fatto anche per questa squadra qua. Sì. La scossa ci vuole, come ci vuole la scossa la ci vuole anche qua, sì. L'unica soluzione. Io ovviamente il Darfur l'ho visto, la Prada Longhese no, però la sensazione che ho vedendo i risultati, vedendo le immagini, che là serve una scossa, mentre qui secondo me non solo la scossa, secondo me qui il mister non ha più in mano lo spogliatoio, perché il Darfur ha una rosa comunque di media classifica in questo campionato di eccellenza, la Prada Longhese in questo campionato di promozione ha una squadra nettamente superiore a tutte le altre e ne ha perse 4 su 5. Mister, perché comunque sì. Fugaroli, Torri, Riva, Bergamelli, cioè Ferraroli importa, insomma, campionati di promozione. Poi è anche vero che, come dice sempre Paolo, quando ogni categoria che scendi, magari un allenamento meno che fai, meno intensità, anche gli altri giocano a pallone, niente ti è regalato. No, anzi tanti vanno in difficoltà, soprattutto all'inizio, perché l'allenamento in meno lo senti, perché la cura dei particolari viene meno, che in categorie superiori diventano anche più importanti dei normali allenamenti fisici, e per cui vai un po' in difficoltà, però con questi giocatori non dico che devi essere primo da solo, per l'amor di Dio, però devi essere davanti. Un 5 a Fogaroli in pagella non si vede da 4-5 anni probabilmente. È che questo è un bellissimo segnale, un gravissimo segnale che c'è qualcosa che non funziona. Ti verrebbe quasi voglia da dire, dai, che dico io, nel senso, con questi giocatori non gioco, non insegno il calcio, non vado a insegnargli niente, non gioco a calcio, mi metto lì, dobbiamo non subire e poi tanto il gol lo facciamo. Ne ha creati, perché anche ieri mi hanno detto una partita opaca da Prada Longhese, ma comunque Stefano abbiamo visto, questa è Cavarnese, il pareggio di ieri della Cavarnese. Però la Prada Longhese anche ieri ha avuto due o tre occasioni. Sì, però mi viene da dire, Arnaldo, con Bergamelli e Fogaroli in mezzo, con Magittei e Torri davanti, occasioni. Come fai a non creare, cavolo, come fai a non creare? E soprattutto non segnare. Questo invece è il pareggio della Cavarnese, che è un po' una mezza delusione, perché ci aspettiamo sempre questa Cavarnese che non ha ancora perso, però una vittoria, se non sbaglio, da 4 pareggi, sì, per la formazione, o forse 2 vittorie, eccetera, non so quanti punti è, però questa Cavarnese non ha ancora perso, ma è lì, è quella squadra che è pronta a partire, è lì, come toccarmi. Io più che altro elogerei il campionato del Billungo. Cioè, io onestamente ieri è andato, a prescindere dall'episodio, no? Questo qua è andato a vincere contro una squadra che sulla carta è una delle pretendenti a vincere il campionato. È andato giù e ha fatto 2-0 tecnico, che poi sia nato da un calcio da fermo, eccetera, eccetera. Però squadra di
la squadra del Lago sta facendo una serie di risultati incredibile, è una classifica importante, da notare che ha ricominciato a fare punti anche il San Paolo d'Argon, cioè è onestamente la Gavarnese che non vince ti dà da pensare, perché coi pareggi cioè non fai nulla, è meglio perdere e vincere che pareggiare, cioè alla fine ritengo che Foresti questo lo sappia, non c'ho bisogno di insegnare di nulla dopo 30 anni che alleni una squadra, e bisogna stare attenti, è un campionato molto 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 equilibrato, molto molto, non c'è la scarsa, secondo me questa è la mia idea, Stefano, non esatto. C'è la scarsa, ma non c'è neanche sto dream team che a regola ci potrebbe anche essere, ma non c'è. Cioè, sulla carta c'erano i dream team, cioè il Covo e la Padova Lunghese erano i dream team erano la Ferrari e la Mercedes, ma adesso arrivano le Sauber, arrivano le altre che almeno te l'aspetti, perché comunque alla fine gli squadroni stanno sbagliando il campionato. Sì, sono d'accordissimo con te, è esattamente così, in fondo combattono tutte e le tre che erano partite sulla carta per fare il campionato di vertice, Covo, per la Lunghese e Casatta, stanno facendo fatica, quindi il campionato è livellatissimo. È uguale, facsimile a quello dell'anno scorso. Sì, è vero, con la differenza che poi l'anno scorso il Val Calepio è scappato via, mettendo dietro anche la Forza Costanza che stava andando forte, ovvero le prime due erano staccate rispetto a tutte le altre che invece erano compattate in pochissimi punti. Quest'anno invece nemmeno le prime due avevano via. Indecifrabile, è un campionato finora, come ha detto giusto Villongo che fa bene, finora, poi vedremo rivedremo la classifica, è un campionato ancora molto indecifrabile. Ha detto la Juventina Covo comunque, nonostante non abbia il passo giusto, ma era in cima, è nella zona alta classifica, e l'altra era la Ferrari, la Super Ferrari, la Pralunghese giù in fondo, e allora è tutto aperto questo campionato, perché Bergamo Longo che vince le prime tre poi perde le altre due, ieri ha perso col Città, cioè vuol dire che è un mischione. Attenzione a San Giovanni Bianco, perché è vero che ha rilevato la categoria ed è il primo anno in promozione, però è una squadra ambiziosa. L'anno scorso si è campato con Marco Chiodi, sì, in panchina. È una squadra ambiziosa, in panchina Brambilla, che è un allenatore abituato ad allenare in queste categorie, se non addirittura in categorie superiori. È una squadra che va forte e dopo aver battuto la Pralunghese e ha battuto anche il Casazza. Io credo che la Gavarnese potrebbe in questa situazione abbastanza caotica trarne qualche vantaggio, perché è una squadra che da diverse stagioni ci ha abituato a degli inizi magari un po' stentati, poi esce perché comunque è un gioco consolidato e potrebbe quest'anno magari togliersi qualche soddisfazione approfittando del momentaccio della Pralunghese e del fatto che comunque non c'è la mazza campionato. E infatti la dimostra la sua continuità, ma anche quella stoccata, una vittoria ieri o quella a Casazza dove aveva dominato anche io ritengo che e poi tanto poi andiamo anche con Casazza spariamo con la Croce Rossa, quindi è meglio evitare sparare con la Croce Rossa, perché è facile oggi dire del disastro Casazza della Pralunghese. Io vorrei capire, però a Stori deve capire se c'è in mano la squadra, se no deve stare a casa, perché martedì c'era stata questa riunione mezzo polverone, mi hanno detto no, io non penso ci sia un polverone, ci siano un po' di tensione, esatto, anche perché comunque qualcuno lì che è sceso di categoria, il compitino, cioè lì devi fare il compito sempre, e come diceva Parme, cioè alla fine scendi di categoria, non c'è un allenamento in meno, non c'è più il bel gioco che hai, qui ti mangiano le caviglie, quindi fare il compitino, cioè non occorri, capito? E alla fine poi si salta tutto quello che può essere un marchingegno perfetto. Luca, il mister, i spogliatoi l'hanno frequentati, penso che sia normale in una situazione del genere che il direttore sportivo e il presidente vadano a parlare in settimana con la squadra, penso sia perfettamente logico, e sia perfettamente logico che ci sia anche un po' di tensione quando ovvio, se hai tre punti con lo squadrone che hai è come se la Juve fosse l'ultima classifica in Serie A, quasi praticamente siamo lì, però Casazza, e poi passiamo a sentire la story, anche lì si aspettavano tutt'altro. Però cosa vi aspettavate voi da Casazza? Esatto, ditemelo, perché io mi aspettavo due o tre punti in più, mi aspettavo un Casazza, sono partiti con obiettivo playoff, io mi aspettavo un Casazza a 8 punti adesso. Vabbè, ok, ne ha 5, okay. Non è che disastro, esatto, cioè non è poi così non è disastroso, cioè non ha il dream team che c'ha, però io mi aspettavo di più, Luca, perché insomma la rosa, no, è vero, non è un dream team con quello della Pralunghese, però è bene. Ma è molto competitivo. Quando quest'estate mi ha chiamato Sana al telefono, ci siamo confrontati su alcuni giocatori, mi ha chiesto alcune opinioni,
me l'ha detto molto chiaramente. Il problema è il Casazza. La Pallalonghese. Ma è sono Stefano Savoldelli. No, no. Ma poi no, ma mancano delle squadre. Poi dei giocatori che mi ha chiesto, alla fine non dopo guardiamo dove abbiamo messo la torre. Dopo guardiamo. Il giocatore di cui abbiamo parlato. Messo... in giù un fondo. Non è arrivato praticamente nessuno. Quello che volevo dire è che quando parlando della Pallalonghese, Sana mi diceva, sì, loro sono di altro pianeta, noi cerchiamo di dargli fastidio. Quindi l'obiettivo... Trovesi, Galletti, in mezzo al campo, Trovesi lo conosce anche Mister, cioè lì ci sono alcuni giocatori dietro, ha preso Speroni, i suoi centrali con Leoni e Trovò. Lo stesso Bentoglio, l'ultimo anno che ha fatto a Casata, ha fatto 15-16 gol e a Telgate poi, insieme a Frassi, ne ha vinto il campionato. E si ripete ancora una volta che ha difficoltà a segnare. Poi io torno a ripetere, con Patelli, Bellina e Bentoglio, cari miei, non si può, per me è un tridente che non può esistere. Perché non so chi torna. Qualcuno deve tornare a dare una mano. Qualcuno deve tornare a mancare, ma Bentoglio sarà mancato ieri perché era stato espulso domenica scorsa, però è ovvio. Non è una nota positiva anche lì. Abbiamo Story, l'ho visto prima con Nicola Semperboni che ha fatto il commento per noi della partita ieri. Andiamo a sentirlo a fine partita. Siamo con l'allenatore della Pallalonghese Giovanni Astori. Allora, mister, episodio fondamentale quello del primo tempo, valso rigore da Colognese, però in generale la squadra forse ha fatto fatica a costruire gioco oggi. Ma io dover commentare la gara odierna, io partirei sulla prestazione nostra, assolutamente insufficiente. Non mi spiego dei cali di attenzione e di tensione come quelli che accadono, fermo restando che ancora oggi, cioè, ci siamo trovati, devo commentare un qualcosa che non ho mai visto, cioè concedere l'episodio, avrete ragione voi, sarà, ma un episodio del genere non è assolutamente regolare, non esiste, fermo restando che ci hanno annullato un gol regolarissimo, per cui ragazzi gli episodi condizionano le gare e galvanizzano ovviamente anche gli avversari, per cui è ovvio che noi stiamo facendo fatica, ma ci mette qualcosa anche la situazione che si viene a creare in campo. E il nervosismo che poi ovviamente oggi hanno contribuito alla terna arbitrale è assolutamente insufficiente. Non mi spiego, non ci siamo sicuramente, non abbiamo quella cioè noi passiamo da prestazione, abbiamo passato una partita in Coppa in settimana con una formazione 10 volte più forte di questa. Cioè per cui abbiamo creato 10-12 occasioni da gol, abbiamo fatto benissimo. Oggi io non la riconosco, cioè ho visto una squadra... Fermo restando gli episodi che comunque poi alla fine per noi diventano importanti, però non mi vorrei attaccare a questi oggi. Oggi non. Però oggi è una partita a pareggio, la peggio la pareggi comunque sia, cioè per cui loro non hanno fatto nulla rispetto a noi, cioè il rigore è inventato e in più ci hanno annullato un gol regolare, per cui penso che anche se il pareggio fosse nato, un pareggio fosse il risultato più giusto, diciamo via. E adesso diventa veramente un problema, perché adesso parlare con la squadra dopo 4 sconfitte in 5 gare, io penso che le chiacchiere debbano rimanere a zero. Dovremo sicuramente calarci nella situazione che siamo attuale, perché noi sulla carta siamo partiti per fare un campionato da vertice. Oggi stiamo dimostrando che non siamo una squadra da vertice assolutamente, e dovremo cominciare a diventare una squadra che comincia a lottare per portare a casa punti, se non vogliamo fare brusche risvegli. Per cui adesso le chiacchiere devono stare a zero. Penso che sarà un confronto duro questa settimana, perché anche la dirigenza sarà molto attenta, perché io stesso sono arrabbiato, perché non posso concepire una situazione del genere. E infatti non riusciamo a capire neanche la storia. Eppure parla come se lui comunque fosse sicuro che non ci saranno comunque conseguenze per la sua posizione. Io interpreto questo. Lui, lui non mette in dubbio il suo ruolo, sì, è vero, la sua quello posizione. Che ha detto è vero. Giovanni, prima di tutto, secondo me la terna arbitrale non è proprio, cioè io parlo sempre della sintesi. Certo, dopo noi l'abbiamo vista dopo dal campo. Ho visto 20 minuti di sintesi, quindi cioè, fa la sintesi in 20 minuti. Rigore, cioè lui deve dire prendo il mio portiere e penso che lo farà da Marte. Tolgo il ciuffo dei capelli, perché cioè, tu mi è sullo 0-0 e non è colpa dell'arbitro. Lui parla di un rigore che non si è mai visto, sì, però perché non si è mai visto, perché no, non c'è nessuno che fa una cosa che fa lui. Punto. E secondo, se vogliamo andare a vedere, annullato un gol regolare, non regolare. Allora, Torri è fuori gioco. Poi possiamo andare a analizzare che lui non rientra nel gioco, si sposta, la palla la fa scorrere. Non doveva scorrere. Stare fermo, non doveva andare ancora dietro l'azione. Tutto questo però è così clamoroso? Non è così clamoroso. Cioè, se non voglio rifermi. Però dopo, volendo vedendolo anche lui, la storia adesso... capirà, certo, anche lui, ma poi caldo. Giovanni è un uomo di calcio, comunque è una persona intelligente, è un uomo di calcio, cioè, quindi sono convinto che rivedendo tutto dice probabilmente sono nervoso, la squadra ha giocato da stellare in metà settimana e pietosa la domenica, non sa capire il perché, non sa darsi una motivazione. Il problema è che non possiamo vivere di rendete con le stelle, tu devi guardare che veniva la classifica, sei ultimo, fine. Comunque c'è l'obiettivo Coppa, domenica vado io, dunque porto la fortuna sicuramente alla Pallalonghese, speriamo così, ma poi mi vogliono sempre me a parlare
Pradalunga che riprende di nuovo andare male. Non sarà una partita facile, se non sbaglio, per la Pradalunghese. Fammi vedere Bergamo Lungolo, che arriva da due sconfitte consecutive, una bella battaglia, ne ha vinte le prime tre, arrivano gli Ubizzoni, eccetera, arrivano praticamente a Pradalunga. Andremo a seguire questa partita. Andiamo, noi ci fermiamo, pubblicità, poi rientriamo, partiamo dalla prima categoria, che abbiamo tre partite, dobbiamo commentare con le mister, insomma, abbiamo tanta roba a far vedere. E rientriamo, dammi la prima categoria, fai subito perché acceleriamo, siamo, pensavo di essere già più avanti con la prima categoria, faremo un 4-5 minuti di seconda categoria con l'immagine Cantinese che ha battuto il Baratello 4-1 e anche del Selvino che è lì in cima alla classifica. Però prima la prima categoria, questi sono i risultati: Coloretto che brocca la Falco, il Gorle che vince Valcavallina, Paladina va vince a Sella, Torre de Rovere Mozzo, e questa è l'altra sorpresa, perché è il Mozzo che vince a Torre de Rovere 2-1, una bella sorpresa per il Mozzo. Ovviamente Sarnico, Atletico Sarnico, bel derby che abbiamo seguito, sentiremo interviste, 2-3 per Atletico Sarnico, Villa Dogna 0-3, Virtus Lovere, La Torre 1-1 e Zognese Cenate sotto 0-4. Parto col mister, commentando i risultati, le ultime tre stanno veramente segnando il passo, Sellero, Villa Dogna e Zognese. Queste ho paura che... è presto, siamo alla quarta, siamo alla quinta, però... È ancora presto sicuramente, però sono quelle che attualmente hanno forse qualche problema in più. Tutto il resto è ancora tutto in discussione, secondo me, perché anche Loreto che si trova a tre punti, io l'ho incontrata in Coppa, secondo me è una buona squadra. Tutti parlano di una buona squadra. È destinata a venire su. Anche l'US Sarnico, visto ieri, onestamente... Mi sorprende che abbia 4 punti, perché ieri la partita quasi l'ha fatta l'US Sarnico, nonostante aveva 3 espulsi, defezioni eccetera. Bella partita, equilibrata, ma un pari tranquillamente. L'US Sarnico giocava, l'Atletico Sarnico più esperto, più furbo forse, se vogliamo. L'Atletico Sarnico lo dobbiamo ancora incontrare, l'US Sarnico l'abbiamo incontrato là, è una bella squadra, tecnicamente valida. E abbiamo fatto fatica, potevamo... Questo è il derby proprio di Sarnico. Primo gol, Cancelli mette dentro su una palla lunga. Ma anche che la palla lunga, queste posizioni qua sono omicidiali anche per il portiere della calcolata. Basta sfiorarla. Non sì, c'è Bellucci in porta, non c'è uno qualunque. No, io non difendo, vedi che lo sto difendendo. Ormai da lì. Allora, il discorso qual è, secondo è me? È il difensore. Sì, però ha fatto un passo e poi si è fermato. Ha valutato male la lunghezza della palla, Stefano. E quindi alla fine penso che ci sia da fare... mia colpa, però queste punizioni qua rientrare sono veramente difficilissime, secondo ma anche me. I due centrali, forse Ondei e Moro, non so chi era il centrale, andare sulla palla si è fatto un po' scavalcare. Qua è Flaccadori che riesce, altro bel portiere Flaccadori, ex Ghisabese, ex Atalanta, Primavera, riesce a essere importante in due circostanze. Vedete che tanto Sarnico, maglia azzurra, l'US Sarnico contro l'Atletico, è stato veramente un bel derby, vedremo anche il pubblico. Questo è il gol di Diouf, se non sbaglio, con due squadre che veramente mi sono piaciute. E stavo dicendo, sono venuto a vedere la Torre Villa Dogna la domenica prima, sembrava un'altra categoria rispetto a questa. Dopo è ovvio che ogni partita viaggia a sé e cambia il scenario. Forse anche il derby, forse anche davanti a 300 spettatori, forse anche a tante cose, è stato un derby acceso. Acceso, non cattivo, perché forse poteva anche diventare cattivo, invece non lo è stato. Sora che entra nel secondo tempo e poi vedremo, deciderà praticamente la partita. L'Atletico fa la sua parte anche. Sì, bello anche, bello anche il campo. Campo sintetico, ovvio. Gioco più veloce, un derby che ti tira fuori sicuramente qualcosa. Perché vieni dal settore giovanile dove ti forse tira fuori su questi campi. Ti tira fuori sicuramente qualcosa di più, per cui sicuramente è stata una partita bella e in bilico fino alla fine, perché poi è finita 3-2. Sì, qua stiamo, torno a ripetere, abbiamo visto tanto Sarnico a centrocampo che giocava a palla, l'Atletico secondo me che è una squadra che tenta tanto a scavalcare il centrocampo, va a giocare sull'attaccante di colore, che forse non so se avevi te alla Virtus Bergamo, perché Bertotti no. Mi diceva che era insieme a Giorgio così davanti, il 10-98. Adesso mi è quasi sfuggito il gol di Sora. Questo è il gol di Sora. L'hai preso per un pelo. L'ho preso un pelo perché la palla è arrivata lì per caso. E che gol. E dove Sora ha avuto la palla, si è girato, quasi girato al contrario. E che infatti, l'ha sdraiato. A fine partita gli ho detto a Matteo, bisogna seguirti da quando parti dalla panchina, vieni qua perché tu ti inventi. Una magia la fa. Da sdraiato, condizioni di equilibrio estreme, l'ha sparata all'incrocio dalla parte opposta, cioè cosa vuoi dire?
la traversa del Sarnico, poi il Sarnico pareggerà al 41esimo del secondo tempo e sembrava partita andata via sul pari. Questo è l'infortunio grave di Ondei. Ha dovuto lasciare il campo, portato via da due persone, probabilmente gli si è girato, ho paura, al ginocchio. Lui, certo, ha avuto già un infortunio al ginocchio. Certo, hai visto che movimento strano ha fatto al ginocchio. E infatti vedete, il ginocchio l'ha ripreso, poi purtroppo ha dovuto lasciare il campo, ma non con le sue gambe, è stato sollevato da due addetti del Sarnico, è stato portato fuori. Facciamo un bocca al lupo e speriamo invece che alla fine sia un grosso dolore, eccetera, ma niente di grave, perché un infortunio così magari ti può pregiudicare anche tutto il torneo. È un day, giocatore importante, oltre ad essere un bravo ragazzo. Poi sarà ancora Sodala, vedremo a decidere, secondo me, in netta posizione di fuorigioco, a decidere il 3-2 al 93esimo. Questo ancora Sarnico che avanza. Vediamo le ultime praticamente immagini. Questo è il 2-2, qua l'Atletico si fa tagliare fuori, lancio lungo, lascia partire ancora il giocatore che, se non sbaglio, quello che aveva segnato, no, il 17 questa volta, no, o l'11 ancora, che aveva segnato uno pari, sì è proprio ancora l'11 ancora, che ha fatto doppietta, palla dentro, i difensori stanno lì a guardare, chiamano un fuorigioco, secondo me non c'è, perché il giocatore sta partendo avanti, esatta in linea, e beffa Flaccadori. Sembrava finita sul 2-2, invece arriva un'altra giocata, forse si è fatta tagliare fuori anche lì, qua la difesa dell'US Sarnico appunto su questa palla, ma per me Sora parte in posizione di fuori gioco. È difficile. Difficile vederci, ma dalle tribune, poi Sora non è un velocista. Cioè, dall'immagine non si vede. Infatti ha reclamato un po' sul fuori gioco, anche se onestamente c'erano due dirigenti del Sarnico, dicevano al di là del fuorigioco o meno, perché l'arbitro non c'ha la terna, eccetera, eccetera, si può sbagliare, eccetera, eccetera. Da vedere. Probabilmente era anche in fuorigioco, però Sora sa perfettamente che in questa categoria i guadagni non ci sono. È anche bravo, arriva qua davanti a Belucci, sa che Belucci è bravo. Sa che se deve ingaggiare un duello in velocità con uno che ha 15 anni meno di lui, non ce la farà mai, si prende il metro di vantaggio. Sì, poi ha fatto questa tutto, è la grandezza di un giocatore. Esperienza. Ha fatto tutto benissimo, il controllo di palla avanti, corsa, gliel'ha messa sul piede. Non ha bisogno di vantaggi così. Io sentirei, poi andiamo dal mister, io sentirei l'intervista, così chiudiamo il derby di Sarnico, andiamo con l'intervista, prima sentiremo Bizioli, dirigente della formazione Atletico Sarnico, e poi andremo con Ducci che ha qualcosa da dire a Carminati. Sentiamo prima Bizioli. Una partita ormai che sembrava destinata al pareggio, invece è un'invenzione del nostro difensore Sussora, che come suo solito fa sempre delle giocate importanti per noi, e lunga vita a Sora, direi. Conosco bene i nostri avversari, devo dire che l'US Sarnico sta trovando un periodo un po' difficile sull'infortunio e cose varie, perché secondo me questa squadra è molto competitiva, io non sarei sorpreso di trovarla nelle zone alte di classifica a fine dell'anno. Per quanto riguarda noi, siamo una sorpresa, nel senso che abbiamo avuto un inizio campionato un po' difficile, in preparazione soprattutto, ci siamo trovati senza allenatore la prima settimana, cose varie. E in quel momento qua forse il calendario, non lo so, adesso vogliamo bassi e vediamo un attimo, sicuramente siamo molto contenti, quello è vero. Essere magari credibile per dei ragazzi nuovi, nella nostra realtà che non mi vergogno a dire, è un po' snobbata da tutti, sono sincero, e trovare senza allenatore ragazzi relati nuovi così, ho detto, osti, dove siamo finiti qua? E invece ci siamo uniti forse di più, e il mister che è arrivato è Roberto Chiari, ha preso da subito in mano le chiavi della squadra, e penso che gran parte del merito di questa posizione o situazione sia sua. Sicuramente Sarnico, noi siamo troppo piccoli per parlare, nel senso che Sarnico si merita tanto, perché ha un centro bellissimo, perché io sono di Sarnico, un bellissimo paese. Sicuramente ha fatto piacere oggi vedere comunque 300 persone sugli spalti, cosa che non si vedeva da tempo. Questo è un bel segnale, speriamo che ci sia unità di intenti per il futuro, e vedremo un po', insomma. Sicuramente deve tornare in certe categorie che le competono. Allora, prima di tutto dovrei salutare Luca Carminati, perché è un po' di tempo che non lo vedo. Niente, la partita sicuramente, ragazzi, è andato tutto. Sono stati loro, per modo di dire, più esperienza, perché sinceramente non si può prendere il 3-2 a 30 secondi dalla fine. È stata una partita combattuta, ai ragazzi non posso dire niente prima di tutto, perché hanno fatto il massimo, c'è solo da migliorare piano piano. Purtroppo in questo periodo avevamo 9 infortunati, oggi purtroppo anche il capitano ha avuto problemi al ginocchio, adesso vediamo un attimino, perché non è semplice da 27 rimanere in 18 e poi aver fuori sempre i giocatori di esperienza.
piano piano dobbiamo lavorare umilmente, piano piano vedremo di fare il massimo e tirarci tutti assieme per tentare di portare a casa qualche punto, perché la prestazione non è stata male. Oggigiorno non è che per forza quando c'è un derby o è maschio bisogna far male. Io sono del parere che bisogna giocare con la grinta e non con cattiveria. La grinta, si entra in campo, si mette, per modo di dire, il piede, si mette il rispetto e l'umiltà. Invece la cattiveria è andare contro il nostro calcio, anche tutte le squadre che ho visto finora non ho mai trovato una squadra che è andata in campo per far male. Il calcio è questo, speriamo che vada avanti così, tranquillo, poi il contrasto ci può stare, ci mancherebbe. Il problema è che essendoci molti giovani, io ho sempre detto alle squadre che quando si perde bisogna lavorare tanto, mentre quando perdi, cioè che vince il doppio, perché poi mentalmente noi con la Falco abbiamo giocato una buona squadra, mentalmente ci siamo perché sappiamo che è una grandissima squadra e buoni giocatori, però mentalmente dobbiamo essere pronti su tutte le squadre, ok? Sono giovani, ci vuole tempo. Avevamo anche fuori per me Brignoli, che è un 2000, che finora ha sempre fatto bene, gol e tutto. Mancando dei giocatori non è semplice gestire o magari mettere giocatori fuori ruolo, però ragazzi posso dire che sono stati bravi, non posso chiedere più ai ragazzi. E Luci che vi salutava, sia a te Luca che anche al mister Parmigiani, perché avete giocato insieme. Da quello che... Io penso che, a parte che non invecchia mai. A parte che non sta mai zitto un secondo, no, durante la partita, durante i 90 minuti, è impressionante. Ma tu devi vederlo giocare questo qua è giocatore... Roccia. Un animale in campo, cioè uno che vorresti sempre... Io quando c'era da fare un notturno partivo a spuntare il suo nome, perché non partivo a fare altro. Quando facevo le mie squadre lui doveva rientrare di quelli che comunque danno sempre il 200%. E noi fa piacere, la gente che ci segue, fa piacere anche l'Atletico Sarnico, cerchiamo di essere fare puntati sulle vostre categorie, sul nostro calcio, sul calcio che a noi interessa tanto. Adesso sulle immagini di Virtus Dovre la Torre, partiamo dal mister. Prima di tutto, chi era fatto fare, detta così sembra un po', però chi ti ha fatto andare a Torre Boldone, scegliere a Torre Boldone se vogliamo? Erano già 10 anni che facevo un settore giovanile alla Virtus Bergamo. Ho detto, se devo provare adesso una prima squadra, perché sennò dopo è troppo tardi. E ho avuto questa occasione, ho visto che la società comunque è una buona società, ha un programma. Abbiamo qualche difficoltà, scusami mister, qualche difficoltà sulle immagini, non sono sì, così limpide. Ho però visto. E per cui ho detto, proviamo, vediamo come va un anno. Poi decidiamo se ritornare con i giovani o restare in una prima squadra. La passione c'è. Che impressione ne stai ricavando? Sono due mondi diversi. Due mondi diversi, perché nel primo devi insegnare un po' di più, perché ci sono ragazzi che hanno bisogno ancora di imparare. Qui tanti non puoi insegnargli più niente, perché sono arrivati, ho Marchesi a 38 anni, cosa, non posso insegnargli niente. Però ci sono anche qua dei ragazzi giovani che comunque devono imparare, è un gruppo che va gestito e è un buon gruppo, una buona squadra, una buona società, può far bene. Adesso il bene bisogna vedere che cosa è, qua abbiamo avuto anche noi, abbiamo fatto molto bene il primo tempo, molto bene. Anche la partita in panchina, ragazzo di colore, domenica contro il Villadonia, poi è entrata centro 4-1 se non sbaglio. Sì, esatto, a Sarnico era partito titolare, qua... Perché Piantoni c'è ancora questo Piantoni. Ma questa Virtus Dovre come l'hai vista? Virtus Dovre è un buon palleggio, una buona squadra, secondo me soffre un po' il campo piccolo di casa. E infatti ha perso un caso con la Falco, poi ha vinto... Ha un gioco che secondo me su un campo più grande può offrire qualcosa di più. In un campo piccolo è obbligata con un gioco più veloce, la pressione, ti mettono subito pressione. Qua abbiamo preso un contropiede... La paura, calcio l'angolo sbagliato. Non ha una prima punta, ma è una partita che voi siete andati avanti, una partita che poi soprattutto la Virtus Dovre nei minuti finali poteva, dopo che l'ha pareggiata. Infatti, noi abbiamo gestito bene, abbiamo fatto molto bene la partita come l'avevamo preparata fino a quando abbiamo preso il gol. Poi lì mentalmente dovevamo essere un po' più bravi, abbiamo preso il gol, dobbiamo reagire, anche perché qualche minuto prima del gol avevamo avuto una palla del 2-0 e lì si poteva chiudere la partita. Dal chiuderla 2-0 quasi la perdi 2-1, che qualche occasione vedi il primo tempo, qualche occasione
l'abbiamo creata, nel secondo è capitata una, poi cioè, loro hanno cominciato a spingere un po' di più perché noi siamo andati un po'... Per me, allora, la torre poi non lo conoscevamo bene, vista dunque, almeno personalmente, la zona verso Bergamo non le conoscevo bene. La torre e Mozzo sono le due sorprese di questo campionato. La torre perché è lì a quota, si è staccato ieri perché le altre due hanno vinto, voi avete pareggiato l'Overe, che comunque pareggiare l'Overe è comunque un risultato positivo, secondo me, per la torre. E il Mozzo che sta sorprendendo, perché Carminati ne ha tirato, anche io ne avevo tirato da sentiti colori, no, sono un po' anche risentiti, ma sta facendo, sta continuando a fare risultati. Tanto è vero che quando ho sentito il gol del vostro attaccante Piantoni, quando è vero che ho sentito il dirigente del Mozzo, mi ha detto sì, anche noi siamo partiti solo per salvarci. Probabilmente verranno le partite difficili, già con Torre d'Errori, invece hanno vinto 2-1 anche là. Non l'ho ancora visto, però so c'è Sana davanti, che comunque giovane, esatto, punta e portiere è buono. E già con Tacchini che avete portato via voi. Tacchini, meno male, che è venuto da noi, perché ha fatto 3-4 belle partite anche fino adesso. Dà un po' di esperienza, perché la squadra rispetto all'anno scorso comunque si è ringiovanita. Sono arrivati dei giocatori giovani, e per cui è una squadra che secondo me ha molto margine di crescita. Beh, hai visto ieri una delle squadre che l'anno scorso ha fatto secondo posto, segui tanto il settore giovanile magari, però ha fatto secondo posto, ha fatto bene nei playoff, la squadra secondo me non si è indebolita, ma anzi si è rafforzata, la Virtus Over, perché col Filippi che è entrato nel secondo tempo manca una prima punta, ma la squadra c'è. Dopo non so chi è l'altra che hai affrontato, il campionato è questo. Ho affrontato lo Zogno, il Mosso e Villadogna e il Sellero, il Sarnico, e domenica sono andato all'Overe. Da quello che ho visto fino a qua è un campionato molto equilibrato. Dove molto equilibrato, soprattutto in mezzo alla classifica, per cui qua si rischia di arrivare alla fine della stagione e avere le stesse squadre che lottano per non entrare nei play-out, possono lottare per entrare nei play-off. Anche se io poi vorrei vedere la forbice con le ultime tre lì, che ho paura che faranno fatica ad andare a fare punti da qualche parte. Adesso magari siamo vicini alla pubblicità, ci fermiamo, poi rientriamo ancora con la prima categoria e torniamo ancora a parlare con il mister, avremo anche le immagini, rivedere ancora le immagini qua di Lovere. Abbiamo gol di Polini? Eh sì, infatti mi hanno detto se è perso l'uomo, forse la difesa ha perso l'uomo dietro, che è Polini. Rivediamolo Felix, dai, prima della pubblicità, voglio, se riesci a farci rivedere il gol. Una palla che è passata in mezzo. È rimasto sorpreso anche Tacchini, però. Sì, però è passata in mezzo. Erano troppo bassi. Era molto avanti lui. Bravo. Lui è stato. Lui, io, infatti, pensavo fosse anche fuori gioco io dal momento, perché lo fa essere così avanti. Io penso che non ha fatto una diagonale in chiusura. È rimasto sorpreso e con rimbalzo è stato tagliato fuori. Perché il portiere, esatto. Cioè, sì, guarda. Perché si è allungato sul rimbalzo, la palla si allunga. Perché. Sai cosa? Aspetta cosa succede, ma mi sembrava che ci avesse tutta la tua difesa, che non ci fosse nessuno della Virtus Lovere. Quindi alla fine niente adesso. Questi sono gli amici della radio, no? Pubblicità, perché sennò mister, non spaventate, sono gli amici della radio che li vediamo là. Allora facciamo una bella cosa. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo ancora col campionato di prima categoria. Ma allora questo è la torre, dove lo facciamo arrivare? Guarda, l'obiettivo, dico, facciamo l'obiettivo, arrivare perché sei che è il mister. L'obiettivo della società era quello di far meglio dell'anno scorso. L'anno scorso ho fatto 42 punti, quest'anno vediamo di farne 43. Direttore sportivo storico, perché Piccinelli sì, è un direttore sportivo storico per il calcio dilettantistico. Dunque, sì, c'è un mister che sa il fatto suo, c'è un direttore sportivo che sa il fatto suo, la piazza, insomma. Mister c'è un direttore sportivo che non è stato un grande mister, quindi si può anche interfacciare tranquillamente con l'Armando. Cioè, Piccinelli è tanta roba, ha sempre fatto. Dopo non so se la piazza sia calda, perché all'inizio della partita con Villadogna ho visto 10-15 spettatori, poi alla fine ne sono arrivati tanti a vedere un po' di partita. Ma Torre Boldone, secondo me, io non so cosa dici Parme, però io mi ricordo anche quando era sceso conclusione, alla fine i tifosi sono i parenti, cioè la piazza non è un posto, non è una categoria dove una società dove comunque è sentita dal paese.
come può essere Torre de Rovere, perché sono al primo anno che arrivano in prima categoria, dove c'è comunque il paese che sente la piazza calda, e questo è una cosa fra di noi, ovvio. Io sono appena arrivato, questo non te lo posso dire, c'ho alcune, qualche partita, qualche spettatore in più, c'è altre partite... E poi anche è vero che col sole magari sono stati ancora momenti di lago, ad esempio partita Torre, la Torre Villadogna si giocava a 30 gradi. C'era poca gente. O sì, vai, o va al grande appassionato, ma è difficile magari con le domeniche, lì, le ultime domeniche d'estate, andare a vedere il calcio. Le immagini di Falco Loreto, andiamo a vederci la grande favorita, se vogliamo, che deve essere questa in maglia nero-azzurra della Falco, aveva preso il passo giusto, anche ieri è andata in vantaggio, poi si è fatta riagguantare da questo Loreto che hai detto ha 3 punti in classifica, ma... viene citato come una squadra, e non a caso, come una squadra che le ha affrontate tutte finora, eh? Falco, Virtus Lovere, le ha affrontate tutte le prime della classe. Ci abbiamo giocato contro in Coppa, secondo me è una buona squadra, ha 2 punte forti che comunque tengono su anche palla, fanno salire la squadra, è questione di tempo e poi arriva, sono convinto. Abbiamo detto campionato equilibrato, tu hai detto soprattutto nella zona centrale. Allora, perché davanti? Davanti c'è forse qualche squadra tipo la Falco, un po' più attrezzata degli altri. Ma anche lo stesso Atletico Sarnico, anche se ieri ha giocato meglio quasi che Sarnico, però i nomi, l'Atletico ha dei nomi Atletico, importanti. Ma lo stesso Sarnico, Sarnico secondo me era una delle squadre che poteva essere attrezzata, poi... ha avuto la sfortuna di avere infortunati e squalificati, per cui ha buttato via qualche punto, ma prima o poi... Lei mista, ovviamente l'ha visti sul campo, ne parlavamo anche prima fuori onda, una squadra capace di strappare, capace di mettere distacco rispetto alle altre, non si vede. Ne ancora non si vede. Non si vede, perché Falco, Cenate, Atletico Sanico... Oddio, Atletico Sanico a me hanno fatto il loro sì, però, però sono ancora tutte lì. Sicuramente no, sicuramente non ci sarà la fuga di nessuno, però... ti dico che tra la zona playoff e la zona playout ci saranno pochissimi punti alla fine del campionato. Sì, sì, perché ti ripeto, io secondo me purtroppo c'è dentro... sarà una classifica corta. Purtroppo c'è dentro Villadogna e Sellero che riguardano un po' le nostre formazioni, ma quelle tre lì dietro, anche come organico, anche come sono messe, che poi spero che facciano risultato e vengano fuori, ma è dura, è dura. Sì, non solo le sconfitte, ma anche... come sono arrivate Villadogna nelle ultime tre, le ha perse tutte e tre in maniera netta con 3-4 gol di scarto, idem Lazzoniese, quindi davvero il Sellero qualche battaglia in più la fa, ma anche lui però... parte giocatori giovani, ha trovato un Lascioli che da 4 anni che è fermo, rientrato a giocare eccetera eccetera, non ha grosse potenziale come rispetto comunque il Torre e probabilmente il Mozzo, che qualcosina hanno e faranno battaglia per poi magari salvarsi o poi sì, non so dove si e può soprattutto arrivare. Arnaldo, se fai la corsa su quelle lì per cercare di tirarle ed evitare di tirarle verso di te ed evitare la forbice, hai già al momento 9-10 punti di distacco. No, dopo la corsa in questo momento sul Valcavallino, ho detto che comunque sono squadre attrezzate anche quella, anche il Valcavallino è squadra quasi quella dell'anno scorso, sì, però che ha fatto bene. Dunque... se guardo quelle davanti, Loreto, Sarnico e Torre de Rovere come rosa sono nettamente superiori alle ultime tre. Poi c'è questo Cenate sotto quota 9 che era un'altra delle... arriva la squadra di Beppe Marchesi, arriva. Cioè, è un'altra di quelle che era favorite. Secondo me la squadra, vogliono far bene. Cioè è una squadra che si lotterà per fare un campionato da vertice, poi che vinca o non lo vinca, fa i playoff, deve provare a farli. Manca avanti, manca la Virtus Lovere. Cioè, onestamente la classifica è ancora acerba. Ci sono squadre inaspettate, manca la continuità della Falco. E manca il Torre dei Roveri, manca il Torre dei Roveri, cioè a prescindere tutto, onestamente. Però come ha detto il mister, sarà un campionato con due della fascia sinistra e la fascia destra saranno. No, il problema sai qual è? Il problema è che l'ultima tre non ti danno una mano, cioè sono quelle che faranno pochi punti, cioè quello è il discorso. Cioè, quindi alla non fine... penso che a dicembre potranno inventarsi chissà che cosa le ultime tre. Poi vabbè, la Zognese penso che sia la squadra che non è stata ripescata con la Roncola, non è salita con la Roncola 4-5 con la partita sta subendo. Esatto. Villadogna non è tanto lo stesso. Villadogna, come ha detto anche Simo, cioè quello che ha cerca di fare il possibile, però già di fare una prima categoria, tanta roba. Villadogna non si era mai, cioè veramente una cosa importante.
è una squadra che ha già tre predestinate, secondo me. Quindi il resto è da capire chi farà meglio, come si toglie, quando il primo raggiunge 43 punti la torre, cioè prima che fa giocare più giovani anche altre squadre, però sarà da controllare e vedere chi farà battaglia per i playoff e per vincere il campionato. E chiede qualcosa al mister o sentiamo Gualeni? Voglio sentire lui cosa ne pensa. Io dal mister che è questa, che lo conosci bene, vai. No, io ti volevo chiedere una cosa, ma la prospettiva della tua squadra, della tua società, è fare un buon campionato adesso per il prossimo anno provare a fare qualcosa di diverso, o dici no, facciamo il nostro campionato tranquillo per poter, prendiamo la scusa di sti giovani che... No, le prospettive ci sono anche per il futuro, bisogna cominciare dall'inizio tirando sui giovani che abbiamo, e poi l'anno prossimo se c'è da integrare qualcosa si può anche integrare, anche perché l'impianto però di torre è bello, cioè avete un bel impianto, no, di torre è bello, dovrebbe esserci in prospettiva di fare il campo sintetico dove adesso c'è sabbia, e poi come impianto, come spogliatoi, come campo, è un impianto che pochi hanno e pochi si possono, esatto, permettere, per cui è giusto anche avere una società calcistica di buon livello. È cresciuta molto anche a livello di settore giovanile, per cui ha fatto dei passi avanti anche lì, stanno portando giovani in prima squadra, per cui abbiamo 5, 6, 7 giovani in prima squadra che arrivano dal settore giovanile, e sotto stanno facendo un bel lavoro, per cui ha delle prospettive, secondo me, ha delle prospettive. Sì, anche perché poi il salto, torno a ripetere, secondo me il salto dalla prima alla promozione non è così, non è che non ce la fai, se vai in promozione non ce la fai più sicuramente, no, non, è come, perché non è come promozione eccellenza. Conoscendo Piccinelli non lo vedo lì a far pensionato, esatto, capito? Lui è sempre uno allergico, cioè onestamente secondo me se gli diceva di su potevo mettere qua un altro divanetto e avremmo sicuro avremo spazio nel corso, merita questo nel corso dell'anno, avremo spazio. E sentiamo anche mister della Virtus Lovere, come ha visto lui la partita ieri, Matteo Gualini. C'è un po' di dispiacere per come risultato finale della partita, anche se abbiamo fatto un brutto primo tempo dove ci siamo adeguati al loro calcio e alle proteste con l'arbitro. Noi purtroppo non siamo capaci, non siamo esperti per fare questo tipo di gioco. Noi finché giochiamo al pallone possiamo dire la nostra, se ci adeguiamo al clima battagliero e alle proteste così facciamo grossa fatica. Il primo tempo è andato via così, il secondo tempo abbiamo preso gol sull'unico loro tiro in porta per un errore difensivo. E da lì è iniziata una partita molto difficile perché gli spazi si sono chiusi, loro hanno giocato solo tutti dietro la linea della palla. Siamo stati fortunati a 5 minuti dalla fine a pareggiarla, e alla fine c'è grosso rammarico perché abbiamo avuto due grosse occasioni alla fine per portarla a casa. C'è un po' di rammarico, però vabbè, un punto l'abbiamo preso e adesso guardiamo con fiducia la prossima partita. Che sarà, Virtus Lovere, sarà una bella partita anche questa. È già uno scontro diretto. È già uno scontro diretto e verrà. Già lì si capisce. Sarà un campo dove forse la Virtus Lovere riesce, come dicevamo, penalizzata. Ma è stato così anche l'anno scorso, penalizzata tante volte a giocare in casa, giocava quasi meglio. È una fuori squadra casa molto tecnica che fa girare bene la palla, per cui nei campi stretti dove l'intensità è più alta fai più fatica perché gli spazi sono... E dopo non hai una prima ampiezza e non puoi giocare. No. Dopo non hai una prima punta di peso che possa tenere su palla, cioè perché la Virtus non ha una prima punta che possa dire no, dammi palla. Vorrei capire cosa intendeva Gualeni sulle lamentele, dove imparare da loro a piangere, a lamentarsi, non so. Io, mister, non so cosa intenda Gualeni. Dobbiamo imparare a chiederlo a lui. Non sapeva che c'era mister stasera. No. Luca probabilmente vuole la foto anche a Lovere. No, ma ci sarà già anche la foto. Sì, adesso giù a Mozzo fanno un buco. Adesso non mi saluto più neanche Gatti. Incontro il mister del Mozzo. Sale in macchina senza salutarmi. Sei cercata. Vale zero. Il Mozzo vale zero. Sì, ma io ti ho detto. Cioè, per l'amor di Dio. Ma io probabilmente lì a Mozzo si fa fatica a percepire quello che ho detto. Poi chiudo il
Mozzo. Cioè, io ho detto, non credo in un Mozzo dalla parte sinistra così avanti, a una squadra giovane. Sì, cioè, hai detto, un po' detto in maniera, anche altre cose, onestamente. No, scusa. Un po' più carburato. L'hai detto in maniera un po' più carburata, esatto, onestamente, esatto. Ma nel tuo modo. Cioè, infatti, gli ho spiegato, guardi che i Carminati, è nel suo modo comunque di esprimere, cioè, il calcio. Dire, non di scusami, offendere. Scusami, perdonami, ma dire dove vuoi che vada vuol dire offendersi? No, che vale zero, insomma. Dove vuoi che vada? Sì, no, okay. Però tanto... Lo ripeto ancora, dove vuoi che vada, se a fine se poi con la mia foto, se la voglia la do a colori, a Gatti, viene lì al campo, ci alleniamo vicino, gliela do a colori, così la mette oltre a Villa Dogna, la pendono anche forza lì. Infatti gli ho detto, la Forza Costante... Dì che il mio amico salita, Bertoncelli è salito a fare i playoff con la mia foto. Con la foto dello spogliatoio. Ma diglielo al Gatti. Una volta c'erano i Santini e adesso c'è la foto con i Luca Carminati. Anche De Martini al covo mette fuori la mia foto, dato che lavoriamo insieme. Allora, seconda categoria, dai, perché abbiamo le immagini per commentare i risultati, e poi vedremo Gandinese Baradello 4-1 e anche il Selvino che è là in cima alla classifica. Il Bergamo Alta che vince all'Effe dopo 4 espulsi, 2 dalla panchina, insomma, è stato un partitone all'Effe, tutto su un'occasione, dice Luca Giudici, perché praticamente è tutto successo su quel rigore reclamato alla fine. Il Sovre fa il suo contro l'Excelsior 3-1, ancora un gol un certo Battista, se non sbaglio, che io avevo un po' criticato. Sì, sì. Non criticato, ho detto che... Vabbè. Gandinese Baradello 4-1, 3 gol di Masinari, Alzano Cene 3-0, Alzanese Rovetta torna alla vittoria, Rovetta 3-2 fuori casa, poi altri risultati, e Selvino e Bergamo Alta sono là a punteggio pieno in cima, sì, alla classifica. Parti con le immagini poi. Allora, Luca, dobbiamo dire che il Bergamo Alta si sta confermando a sorpresa del campionato. Io onestamente ero una di quelle che dicevo che alla fine avrebbe mollato. Siamo alla quinta giornata. Beretta è un mister che parte sempre forte, eh? Siamo alla quinta giornata, però adesso bisogna dire che la continuità gli sta dando ragione. Okay. Anche perché ha vinto l'Effe, ha vinto con la Gandinese. Cioè... Bravissimo, cioè, ha vinto delle partite difficilissime, quindi diciamo che il Bergamo Alta sta facendo onestamente sta facendo la stessa cosa del morale che trovi quando sei una squadra, sei la sorpresa, poi il morale ti aiuta, in più dopo cominci a giocare anche bene, in più giochi, ti viene tutto a tuo favore. Il Selvino retrocessa, comunque, a parte che sia andato via, sono andati via tre giocatori, comunque a Selvino vogliono far bene perché l'esperienza fatta lo scorso anno, sono rimasti un po' scottati anche dal discorso dei play out. E poi aspettiamo questo Dream Team qua. Questo è un Dream Team, questo qua è uno squadrone, cioè ieri. Chiude il Sovere? Questa è una domanda, tu mi stai provocando, Paolo. Cioè, tu mi stai provocando perché domenica c'è Sovere Gandinese. Già mercoledì e giovedì in Coppa c'è Sovere Gandinese. Mercoledì. Amico, se giocano a Sovere. Mercoledì a Sovere. A Sovere, mercoledì sera. E poi c'è domenica Sovere Gandinese, sempre lì a Sovere. Questa, Paolo, è una partita. Dunque, mercoledì giocano tutte le riserve, ognuna cerca di non far vedere all'altra. No, io sono convinto che tutti e due mettono tutte e due squadre top. Tutte e due. Certo, come la Praunghese, la Coppa, teniamola buona. Secondo me c'è da dire che mi ricordo che non so se Paolo o Arnaldo hanno detto che il Sovere è più forte, forse Paolo hai detto tu che è più forte. Anche io l'ho messo come favore. No, io ho detto è meno sbarazzino, è più esperto, più concreto, più rognoso. Allora, la Gandinese che ho visto io a Cene con tantissime assenze, è una squadra che comunque il Cene, cioè, non ha fatto, ha pareggiato, e quindi non è che ha proprio strademeritato il pareggio, perché la Gandinese ha avuto tante assenze, non mi è piaciuta tantissimo, ho visto degli errori, anche il portiere in porta ha fatto un po' di indecisione. La corazzata Sovere è più inquadrata, lavorano col Marta da già 2-3 anni, cioè alla fine secondo questo me è Salvino. Però c'ha degli stoccatori fortissimi la Gandinese, cioè Masinari, Matteo Bonomi e è una squadra che comunque può risolverti la partita da un momento all'altro. Sì, secondo me, rispetto al Sovere, la Gandinese ha più varietà di scelta davanti, 6-7 giocatori forti, però come hai detto giustamente tu, il Sovere in questo momento è più quadrato, la Gandinese ha meno continuità, di sicuro sarà una partita bellissima, interessante da vedere. I tre attaccanti della Gandinese sono Masinari, Bonomi e... Baratelli. Il Sovere sono Odelli, Abbattista, sì, Martinelli, solo, la seconda categoria non stiamo solo, parlando di attaccanti. A Mendy, a Castelli, esatto, a Ceranto. Stavo dicendo io, c'è Ceranto, Mendy, Francesco Castelli. No, cioè, ma ho fatto solo tre, ma ce n'è 6 o 7 la Gandinese che basta il cambio, non cambia, sì, nulla. Poi è chiaro che le due rose sono spaziali per la categoria, evidentemente. Andiamo con la schedina, dai, prima che finiscono le immagini. Stefano, allora, parte la schedina, poi la faccio leggere magari anche quella del mister. Tanto sì, sono le nostre, no? No, ho segnato solo la mia, quella di Paolo. Potremmo fare che tu leggi... No, ma vai, leggi te, Paolo.
Ok, allora, Albino Gandino Zingoni e Verdellino, entrambi 1. Vertovese Ponte Lambrese, entrambi 1. Daffo Tagate, io X, Paolo 2. Casazza Zano, entrambi X. Pradolonghese Longolo, entrambi 1. Villungo Gavarnese, io X, lui 1. Almel Overe, io X, lui 1. Atletico Salico Villadogna, entrambi 1. Celate Sotto Sellero, entrambi 1. Mozzo Falco, entrambi X. Baradello Immacolata Zano, io X, lui 1. Rovetta Leffe, entrambi 1. Sovere Grandinese, entrambi 1. E poi la tengo. Luca Carminati con la schedina. Allora, Albino Gandino Zingonia 1. Bertovesi. Aspetta. Poi la faccio leggere a lui. Anch'io 1. No, lo diciamo okay. Insieme. 1. Bertovesi Ponte Lambrese 1. 1 anch'io. Darfo Telgate. Darfo Telgate. X. Io 2. Casazza Azzano. Casazza Azzano, Fiorente Azzano. X. X anch'io. Pradalunghese Bergamo Longuelo. Uno per forza. Uno per forza anch'io. Un po' che diciamo così. Villongo Gavarnese. Due. Due anch'io. Almè Virtus Lovere. Questo è il tuo girone. Io qua metto X. Io ho messo due. Poi, Atletico Sarnico Villadogna. Eccola qua la schedina nel frattempo. Uno. Uno. Purtroppo per il mio amico Simone anch'io ho messo uno visto. Cenate Sellero. Cenate Sellero. A lui è dispiaciuto io Sellero. Io gli metto una X qua. A Cenate. Cenate Sellero, Parmezzani X, io 1. Mozzo Falco. Dai Carmi, forza. 22 io ho messo. 2. 2, io X. Parme X. Baradello Immacolata Alzano. Qua la seconda categoria. 2. Io ho messo 1. Rovetta Leffe. Oh, attenzione, ha messo Immacolata Alzano, lui è di Alzano, quindi bravo. Giusto. Solo di parte. giusto. Rovetta Leffe. Leffe decimato, arriva Rovetta. Io ho messo X, proprio per un discorso di mezzo derby. E doppio Sovere Gandinese. Cosa fanno in Coppa e cosa fanno in campionato? Io ho messo... Chi passa in Coppa e chi passa in Coppa? Io credo che ci siano due pareggi. Io ho messo X. Ma in Coppa non so se può esserci, è andata a ritorno Coppa o partita secca? A me, per me partita secca, non può esserci il pari al Sovere in Coppa. Okay, ma io dico che finisce X, poi parliamo di rigore, eccetera, eccetera. Secondo me, allora Parmigiani ha messo due. Dai, sbilanciati, chi passa ha messo chi passa? La Gandinese. Ok. Sovere. Anch'io dico Parmigiani Sovere. Ha messo? Due, Gandinese. Sovere Gandinese, bella partita questa, da 1x2, io metterei da 1x2. Ricordando che la settimana scorsa 8 Stefano Savoldelli, 7 Luca Carminati, 6 Gianni Cefis e 5 Paolo Piccinelli, domenica scorsa. Ha vinto la giornata. Ho vinto la giornata e poi dopo te lo spiego dopo. Il prestigio di azzeccare i risultati. Coppa, ha vinto la settimana prossima vinco facile. Ha vinto la Coppa del Nonno. Noi ci vediamo qua, grazie a mister Parmigiani, grazie a Paolo Piccinelli, a Luca Carminati. A Stefano Savoldelli, a chi ha lavorato dietro le quinte a portarci le immagini, a Luca Giudici qua con noi che ha portato le immagini della Falco e anche del Sevino che giocano una dietro l'altra, ai nostri sponsor che sono dietro di me, sono dietro di Stefano, sono dietro dei nostri tre ospiti che ci consentono, sì a tutti, a Angelo Savoldelli che sta rientrando, insomma a tutti, facciamo un ringraziamento, l'appuntamento, non siamo alla fine della stagione, anzi siamo partiti adesso, siamo caldi, entriamo nel vivo, l'appuntamento torna lunedì prossimo sempre alle 20:10 con tempi supplementari. Ciao, buona serata.